Leggermente così in ritardo, ma si parte. Italo è pronto in stazione per partire con una nuova edizione di Punto Sport che vede un parterre interessantissimo questa sera. Partiamo velocemente. Vai Italo, vai Paolo. Vengo tu gambe e basta. Buonasera. Buonasera. Buonasera Ritorno di Fabio Borzoni e andiamo avanti. Carlo Zucconi, Solignano. Finalmente manca tutto, sì. Meno male. È arrivato il gol ad ora, per forza. Buonasera, Mauro Garcia, Solignano. Buonasera, Davide Galimberti, Tarreal Tabarceto. Esatto, che anche un bel 5 gol anche ieri, però ne parleremo strada facendo. Allora, siamo pronti, Gian, sei anche tu scattante per farci vedere la prima categoria, i risultati e la classifica. Anzi, no, prima La forse vera c'è. notizia del weekend Eccolo è che qua. tutte le partite in programma in Valtaro sono state giocate, visto che nonostante le previsioni meteo suggerissero maltempo e diversi centimetri di neve, il sole ha regnato sovrano sui campi nella giornata di ieri. In prima categoria, il Borgotaro incassa un'altra sconfitta, 2-1 fuori casa contro la terza della classe, Real Valbaganza, così come anche il Bardi esce dalla trasferta contro la Povigliese con le ossa rotte e un secco 3-0. Decisamente migliori sotto il profilo del risultato le prestazioni di Valtarese e Solignano, entrambi vincenti. La Valtarese conferma il buon stato di forma battendo 2-1 il Sorbolo al Bozia, grazie alle reti di Squeri e Terzaga. Un tiro al volo dal limite dell'area, coadiuvato da una deviazione della difesa avversaria, gli consente di mettere a segno il suo secondo gol in 3 settimane. Grande prestazione del Solignano che ferma la capolista casalese. Ci pensa Palumbo a sbloccare il risultato e portare i padroni di casa avanti nel punteggio. È solo momentaneo il pareggio su calcio di punizione degli ospiti, perché nel secondo tempo ci pensa ancora Palumbo a siglare la doppietta personale e far volare il Solignano a 18 punti. A meno 2 giornate dalla conclusione del girone d'andata, la classifica rimane piuttosto corta, con la Valtarese a 18 punti, meno 3 dalla zona playoff, Solignano a 18, Bardi a 16 e Borgotaro 14. Occasione sciupata quella del Valgotra in seconda categoria, avanti di 2 gol ad Albareto con reti di Cassol e Carnovale, si fa recuperare dal Montanara, che ottiene un importante risultato vincendo 3-2. Occasione sprecata a sua volta anche per la Varanese, perde 2-1 in trasferta e non approfitta della sconfitta del Valgotra per agganciarli al penultimo posto a quota 8. La partita non era certo delle più facili in casa del Sivizzano, terzo in classifica. Mentre sale a quota 17, il Compiano, trascinato dalla doppietta di Calchini, porta a casa un convincente 2-0 sul campo dell'Astra. Pioggia di gol in terza categoria, dove il Tarreal Tabarceto supera la quart'ultima in classifica il Torrile San Polo per 5-2. Esagera Mihai, che mette a segno 4 gol, mentre l'altra rete la sigla il compagno di reparto Devoti. Si prospettava un compito facile sulla carta per la Bedoniese e così è stato. I ragazzi di Mocellin dilagano 5-0 contro l'Audace, terz'ultima in classifica. Segnano tutti gli attaccanti, tripletta di Moglia, gol di Le Rose e Scarpenti. I gialloblu salgono in solitaria al secondo posto, più 3 sul Tarreal Tabarceto e Combisalso, appaiate a quota 24, e meno 2 dalla capolista Palanzano, la quale però ha una partita in meno a causa della sospensione odierna contro l'Interclub. Grazie ad Emanuele Berni a questo ottimo servizio e andiamo invece con tutti i risultati, partendo dalla prima categoria. Eccoli qua. Ghiari Viadana 2-2, Lesignano Boretto 0-2, Levante Fornovo 4-0, il Cervo Basilica 2000 0-1, Povigliese Bardi 3-0 con 3 espulsi, Vaganza Borgotaro 2-1, Solignano, questo è stato il grande match, appunto, ne parleremo, Casalese 2-1, Valtarese Sorbolo 2-1, 9 punti in 3 giornate la Valtarese, che vediamo appunto la classifica, 29 Casalese, fermata da Solignano, Viadana 27, Real Baganza 25, 23 la Basilica 2000, 22 Borretto, Sorbolo 20, 19 Valtarese, 18 Povigliese e Solignano, Bardi 16, Levante 15, Ghiare 14 in compagnia del Borgotaro, Fornovo 13, il Cervo 7, Lesignano 5. Andiamo subito con la seconda.
Astra Compiano 0-2, Scandalberg Mercury 1-2, Siviziano Varanese 2-1, Mezzani Fulgor Fornovo 1-2, Valgotra Montanara 2-3, Vico Ferti San Leo 4-2, Virtus Calestanese 0-2, per una classifica che Vico Fertile 34, piuttosto staccato, Calestanese 29, Siviziano 27, Fulgor Fornovo 24, San Leo 20, Mercury e Scandalberg 18, Compiano 17, Astra 16, Montanara 15, Mezzani 11, Valgotra 8, in compagnia di Virtus, ultima Varanese a 5, Compiano, naturalmente Montanara una partita in meno. Bedognese Audace 5-0, questa è la terza, Fraore Deliziatovi 0-0, il Castello Team Crociati 4-0, Montebello Salamaganza 1-2, Palanzano Interclub rinviata, Terre Alte Verceto Torino San Polo 5-2. Classifica che vede Palanzano 29, Bedognese 27, Combi Salso trascinato, dunque ormai nel guado, per dire, dell'alta classifica. Combi Salso Terre Alte 24, il Castello 21, Interclub Parma 19, Montebello 15, Salamaganza 14, col Fraore, Torino San Polo 10, Audace 6, Team Crociate Deliziatevi 4. Torniamo alla classifica della prima categoria e vado con i commenti veloci dell'amico Paolo, proprio veloce. Velocissimo. Beh, la Valtarese, sei tre partite, 9 punti, ha fatto un balzo in avanti mica da poco, ma tutte le squadre della montagna si stanno comportando molto bene. Il Bardi domenica ha perso con tre espulsioni, due giocatori e l'allenatore, credo. Non è un buon segno. Non so, se le partite io non le ho viste, però c'è da augurarsi, perché il problema viene da adesso in avanti, perché noi qui è molto penalizzante, ecco, l'inverno da noi, per tutte le squadre di montagna, che sia prima categoria o terza. E allora adesso è un momento, secondo me, molto delicato, che poi può condizionare il ritorno, ecco, speriamo che sia un tempo che si possa allenare abbastanza bene, però insomma poi dipende dalla volontà dei giocatori e via discorso. Però Nietri, l'inverno è sempre stato penalizzante, mi ad augurarsi che sia mite, insomma che le cose vadano nel modo giusto per tutte le squadre della montagna. Grazie Fabio. Parto una cosa velocissima su quello che è la classifica, ma poi ti volevo chiedere che dopo questo inizio di campionato con i tuoi ragazzi a che punto sei, che cosa. Niente, vuoi cominciare da una parte o da dove vuoi? Beh, intanto allora parliamo della classifica, poi quando parlerò delle mie cose parlerò. E la classifica vedo un po' due squadre che in questo momento, non avendo visto niente in poche partite, hanno preso un po' il largo, però... il campionato penso che sia abbastanza lungo, le nostre secondo me possono ancora arrivare nelle, almeno la terza posizione è probabile, perché insomma a 15, 16, 17 partite che mancano, adesso non so di preciso, 5 punti penso che quei 3 punti siano niente. E poi insomma Solignano, dopo il cambio dell'allenatore, che si sono un po', visto i risultati, si sono un po' sistemati e battendo la Casalese, insomma, hanno fatto un po' la voce grossa, quindi di conseguenza ce li ho qui a fianco, erano tutti fuori, giustamente, perché battere una Casalese che aveva subito, mi sembra, pochissimi gol, è stato il risultato della giornata. Però per la Valtarese, il Borgotale, insomma, è un po' indietro, però aveva 3 o 4 squalificati, quindi la partita, e poi ha sbagliato un rigore alla fine, e di conseguenza penso che possano arrivare ai loro obiettivi. Grazie. Allora Presidente, sì. comincia a girare, finalmente. Come diceva Fabio, domenica ho visto la prima partita da veri uomini, da veri calciatori. Finora
finora eravamo un po' in difficoltà, perché abbiamo avuto un sacco di assenze dall'inizio dell'anno che ci hanno messo in difficoltà, hanno messo in difficoltà prima Sipone e poi ha messo in difficoltà anche Colombi. Fortunatamente adesso Colombi li sta recuperando quasi tutti, ne abbiamo ancora fuori 5, ma non sono più i 9 o 12 dell'inizio del campionato, è stato un grandissimo problema per noi. E purtroppo Riccardo Sipone ha pagato per questo, perché la sua voglia di vincere con una squadra che con tante mancanze ogni domenica non si riusciva quasi a mettere in campo una squadra di 11 calciatori. E questo è stato penalizzante per lui. Non ha voluto aspettare, questo a noi ci dispiace tanto, perché noi lo volevamo come allenatore, però questa è stata una sua scelta, non è stata nostra, ma è stata sua. E domenica ho visto una grande partita, giocata molto bene, tatticamente, non abbiamo regalato niente. Loro in 90 minuti hanno tirato in porta 2 volte, una bellissima punizione nel 7, quindi nessuna colpa del nostro portiere. È veramente una bella punizione. Noi abbiamo giocato veramente bene. I ragazzi stanno atleticamente, stanno molto bene, stanno crescendo. E secondo il mio parere stiamo iniziando, il nostro campionato inizia ora. Bene. E questo è quello che mi sento io. Che ti senti di dire? Mi sento di dire. Accanto a te c'è Mauro, naturalmente sì, una pedina indispensabile leader, per voi. Il nostro leader che tutte le squadre lo vorrebbero in campo. Allora sentiamo da Mauro, squadra, cosa è cambiato? Ma è nostro. È vostro. Cosa è cambiato Mauro negli ultimi 15-20 giorni? Ma cosa è cambiato? Atleticamente vi sentite meglio? È rimasto tutto come era prima, diciamo, era una questione di mentalità, ma neanche. Riccardo lo conosco da molti anni e posso dire che come persona niente da dire, come allenatore niente da dire, però non è scattata la scintilla e si sa bene che in questi casi il primo che paga è l'allenatore. E noi ci abbiamo messo sempre la stessa grinta, la stessa voglia, tutte le partite, anche quando Riccardo in banchina. Poi dopo i risultati non sono arrivati e niente, hanno deciso di cambiare strada e poi come si suol dire appena cambiato qualcosa è scattata la scintilla e sembra che per il momento, adesso ci auguriamo che continui, stiamo andando abbastanza bene, c'è sempre da migliorare perché c'è sempre da migliorare, però siamo sulla strada giusta. Ti ringrazio Mauro. Davide, con te naturalmente voglio affrontare questo, se giunto a questo punto con la tua squadra ti senti di aver realizzato l'obiettivo che ti prefiggevi all'inizio, oppure c'è qualche rammarico? Parliamo della terza categoria, terre alte, perché so che tu, essendo un perfezionista, non sarai sicuramente soddisfatto. Sì. diciamo che parto dal rammarico. Il più grosso rammarico è quello di essere usciti dalla Coppa in malo modo, e quella è una cosa che in terza categoria è molto importante e noi purtroppo non eravamo pronti e siamo usciti meritatamente, non è che dobbiamo recriminare, è stato giusto così. Per il resto secondo me io sono abituato un po' a guardare i numeri. Noi oggi siamo terzi, davanti a noi ci sono 2 squadre che l'anno scorso erano tutte e 2 in seconda e sono retrocesse ai play-out. E il Bedogna, che è secondo adesso, che è secondo, l'anno scorso ha fatto 48 punti. Quelle che aveva davanti l'anno scorso quando è arrivato quarto sono salite tutte e 3. Il Berceto l'anno scorso ha fatto 22 punti in tutto il campionato, adesso ne abbiamo 24. È vero che sono cambiate tante cose, però c'è un processo di crescita che secondo me è giusto, e i punti che abbiamo, uno più uno meno, insomma, è giusto quello. Quello che vedo di positivo è che ultimamente sono cambiate tante cose, soprattutto nella testa dei ragazzi, perché erano abituati in un certo modo e vedo che
invece adesso sono più tenaci, sono più, ci tengono, sono più presenti, sono più... Guarda, ti spiego un aneddoto molto veloce. Sabato scorso, tu Bercetto lo conosci bene, c'era la festa dei quattro, com'è che la chiamano, dei quattro custodi, no? E allora tu, che sentite un po', mi dicono come il carnevale a Borgo. Sì, sì, è vero, anche di più. E allora era un mese che si parlava, giochiamo, non giochiamo, sospendiamo, non sospendiamo. Venerdì sera, quando sono arrivati questi 2 centimetri di neve, tutti sospendiamo, sospendiamo. Invece ho detto no, non sospendiamo bel niente, perché noi siamo qui, abbiamo il nostro obiettivo e dobbiamo provare a giocare. Tanto più che la federazione ci ha chiesto di fare l'inversione col Torrile, abbiamo accettato subito e devo dire che qualcheduno era un po' titubante. Invece devo fare i complimenti soprattutto ai ragazzi del posto, perché hanno ascoltato quello che gli abbiamo detto nei spogliatoi venerdì sera e si sono presentati ieri, hanno fatto una gran partita, soprattutto loro sono stati migliori. Quindi questo per me è un processo di crescita importante. È chiaro che però, cioè, i risultati non possono venire dall'oggi al domani e far tutto subito. Certo che a tutti piace vincere, però le cose si fanno pian pianino. Quindi certo. Io direi che per adesso sono contento. C'è stato un momento che eravamo un po', quando abbiamo perso le 2 partite con il Combi e col Palanzano, però devo dire che adesso ci siamo ripresi abbastanza bene. L'importante sarà fare bene la pausa. Neve o non neve, dobbiamo allenarci per presentarci bene poi a gennaio e provare, insomma, a rimanere lì. Bene, io ti ringrazio. Adesso passiamo la palla invece ad un campionato molto molto importante. Eccolo qua. Contini Petroli, Gotia di Albareto, benzina, metano, lavaggio, aperto tutti i giorni. Un pieno di metano, garanzia di aria pulita e tanti chilometri in più. Conad, centro commerciale a Borgotaro, qualità, le offerte che si ripetono di settimana in settimana, il servizio. Conad, il tuo supermercato al centro commerciale di Borgo Valditaro. Macelleria Savani Flavio di Germano, la qualità più alta delle carni macellate in loco, le nostre carni sulle tavole di tutti noi, carni nostrane certificate, carni italiane. Macelleria Savani Flavio di Germano. Costruire è importante, scegliere il materiale giusto è sempre più importante. Ecco perché scegliere Centro Edile, dove trovi tutto per l'edilizia in via Pieve 4 bis a Borgo Valditaro, è il massimo. 0525 92 12 18. Inoltre troverai cemento, mattoni, pitture, pallets, legnami e comunque tutto per l'edilizia. Centro Edile a Borgo Taro, via Pieve 4 bis. Bottega del Pane di Binacchi, Sandro e Stefania, il mangiare sano comincia proprio dal pane. Parti dalla Bottega del Pane con le sue proposte di diverse qualità di pane, torte salate e nonne e alta specialità naturalmente in Viale della Libertà e in Viale Nazionale a Borgo Valditaro. Combeck, costruzione meccanica da 35 anni a Borgotaro in via Primo Maggio, con telefono 0525 97 318. Combeck, macchine per la pasta a livello mondiale, 35 dipendenti. Combeck, costruzioni meccaniche di diversa tipologia. Combeck, un'azienda borgotarese a livello mondiale. Borgotel, il negozio amico della telefonia. Wind, Team, Vodafone, grandi occasioni. Nuova opzione telefono incluso Wind, puoi avere i nuovi smartphone con un piccolo contributo mensile. Inoltre Borgotel ha il sistema che trasferisce e salva i dati sul tuo smartphone o tablet. Interessante, no? Per saperne di più vieni a trovarci a Borgotel, via Nazionale 2, a Borgo Valditaro. Gioielleria Romana Bedonia è sinonimo di professionalità, esperienza e qualità. Rivenditore ufficiale di gioielli firmati BBG, Leo Pizzo e Comete per garantire la più assoluta qualità di brillanti e pietre preziose e diamanti da investimento. Concessionari di orologio Philip Watch, Braille, Guess, Citizen, Seiko, Festina. Da Gioielleria Romano puoi inoltre trovare articoli fashion delle ultime collezioni firmate Boccadamo, Ottaviani, Rebecca, Nomination, Broadway e i famosi bracciali in argento componibili firmati Charmant con il primo ciondolo in omaggio. Gioielleria Romano offre anche una vasta esposizione di articoli per la casa e l'esposizione di fianco al negozio. Gioielleria Romano a Bedonia. Centro Polivalente Atlantide a Bedonia in Largo Colombo. Palestra,
per rimanere in forma tutto l'anno, camping per il vostro relax in un ambiente unico, tennis, beach volley e in estate piscina con feste di tipologia varia. Centro Atlantide a Bedogna. Attorniato da un ambiente incontaminato troviamo Osteria Pontelecca, ristorante e pizzeria con forno a legna. Vi accogliamo con professionalità proponendovi le nostre specialità con cucina casalinga, selvaggina, i famosi risotti, specialità di stagione come i famosi funghi porcini, grigliate di carni miste, pizza nel forno a legna e su prenotazione lumache col poccio, rane fritte e paella. Venite a trovarci, diventeremo amici. Osteria Pontelecca, frazione Pontelecca di Bardi, via Pontelecca 60, con telefono 0525 75 7200. Officina Bazzani, via Bazzia numero 3, Borgo Valditaro, con telefono 0525 96 241. Autoriparazioni, Bosch Car Service, centro revisioni, elettrauto, gommista, manutenzione e cambi automatici. Da 40 anni un punto di riferimento per la tua auto. Officina Bazzani, a Borgo Valditaro. Autoscuola Borgo Tarese, di Belè Stefano e Federica. Patenti per tutte le categorie, corsi CQC, corsi di recupero punti, di sbrigo pratiche auto, passaggi di proprietà in sole 24 ore. E allora affidati all'esperienza di Autoscuola Borgo Tarese, di Melei Stefano e Federica, in via Montegrappa a Borgo Valditaro. Sensazionale, nuova, accogliente, acconciatura unisex, un nodo al pettine di Toscani Loredana, vi aspetta a Bedogna in via Garibaldi. Orario continuato dal martedì al sabato, il salone vi propone i famosi prodotti olistici Ayurveda, a base minerale e vegetale, non animale. Lasciatevi conquistare telefonando al 338-6340-918, un nodo al pettine, Bedogna. Bar Tambini di Simona, completamente rinnovato, gentile e ospitale per le vostre colazioni e aperitivi. Happy Hour lo trovi a Ostia Parmense con telefono 329-9425-693. Bar Tambini di Simona. Moda Impronte con i suoi negozi a Borgo Valditaro, Piazza Manara, Collecchio e Fornovo vi presenta la sua idea fashion per le vostre serate più glamour. Grazie ad una vasta gamma di proposte riesce a soddisfare le diverse esigenze con un total look sempre innovativo ed in continua evoluzione sia per i momenti casual che per gli appuntamenti mondani. Con i numerosi marchi distribuiti su diverse fasce di prezzo può miscelare prodotti più impegnativi e pregiati con altri più veloci ed economici, ottenendo comunque un ottimo risultato. Modi Impronte, per lui e per lei, vi aspetta con grandi firme a Borgo Valditaro in Piazza Manara. Centro Legno di Squeri Callalberto, via De Gasperi 5 a Borgo Valditaro, con telefono 0525 920068. Pellets di primissima qualità, bio pellets produzione austriaca certificato 1. Prezzo super promozionale per tutto il mese di dicembre ad euro 4,28 al sacco di chilogrammi 15. Il grande e unico professionista del legno, Squeri Callalberto, Centro Legno. Le grandi offerte di Fortunati via Largo Roma, Fortunati Bruno, elettrodomestici in questo mese. Offertissima grattugia acciaio professionale ad euro 160, robot da cucina a due velocità 89,90, caraffa filtrante con depuratore Laika ad euro 15,90, solo da Fortunati queste grandi e ripetibili occasioni. Promozioni davvero importanti alla gioielleria Romano, tutti i sabati i grandi vantaggi sono più che mai evidenti. Gioielleria Romano per festeggiare le vostre ricorrenze spendendo molto ma molto meno. Grande protagonista in questo mese di dicembre le offerte di Baudassi, la famosa romana, a Borgo Valditaro. Per esempio abbiamo tante novità come grattugia elettrica Made in Italy Basic, acciaio inox a 189 euro, turbina neve,
naturalmente a 6,5 cavalli di potenza, 460 euro a Feritalia come grande firma. Motosega Husqvarna modello 236 a partire da euro 199. Ferramenta Baudassi La Romana, via Caduti del Lavoro a Borgo Valditaro, e gli auguri da parte di tutte queste aziende di buone feste. Torniamo a noi, prima comunque voglio dire che giovedì 14 parte Protagonisti nello Sport con la prima, puntata dedicata a Gloria Marchini, la famosissima cestista del Roby Profumi che ha vinto anche venerdì. Che cosa dire? Caro, pensa tu, ma ti parli in frasco che va bene. Ma te sta a cavallo, sì, tu, sì. Parliamo della terza, no? La terza abbiamo due squadre, Berceto e Bedonia, due squadre di tradizione calcistica ormai di suma più di 50 anni, perché il Bedonia, la prima squadra iscritta al campionato di FIGC terza categoria del 64. Il Berceto non mi ricordo, però tanti anni anche loro, tantissimi anni anche, ecco, qui c'è anche la classifica se ti vuoi aiutare. E voglio dire, il Palanzano c'ha una partita in meno, penso che il Palanzano, non lo so, insomma, da quello che si sente ha allestito una squadra veramente per vincere il campionato. Poi a Palanzano è sempre stato un territorio molto molto difficile per vincere su. Però il Bedonia e Berceto sono in una situazione, diciamo, molto buona, perché il Combisalso, perché a un campionato se arrivi, sai, sono tutte fuori, tutte e due dal Balisiano, ma se il Palanzano o vence al Balisiano, perché è una... È fuori anche è lui. È fuori anche il Palanzano. È dentro il Combisalso. Ma ora, voglio dire, arrivare secondi e terzi... quasi sicuramente c'è il salto di categoria, via, perché l'anno scorso è stato ripescato la seconda e la terza, se il Combisalso o Vensa, perché vale anche il Palanzano, diciamo che vinca Combisalso e vince il Palanzano, passa il microfono a Davide, così, sente, così risponde immediatamente. Sì, sì, beh, il Combisalso è in Coppa ancora. In Coppa ancora. E il Palanzano, secondo me, è la favorita, come diceva Brugnoli, è la favorita numero uno per vincere il campionato. E il Combisalso, Bedonia, secondo me, sono le squadre più attrezzate per arrivare seconde, e poi dopo noi vedremo, cercheremo di fare il massimo. Però l'obiettivo principale di quest'anno era quello di rimanere lì attaccati fino alla fine. Fino alla fine, poi dopo vediamo. Questo non vuol mica dire che non ci proviamo. Cioè, anzi, perché, avendo l'obiettivo finale, sino alla fine. Però per se arrivi seconde e terze, tutte e due le squadre arrivi seconde e terze, che ha la possibilità di essere ripescati. Sì, sì, assolutamente sì. Anche se secondo me è bello salire dritti. È bello, insomma, sì. Però sai. Però non si rifiuta niente. Ecco, questo voglio dire. Salti un anno, no, certo, è sempre. Certo. Allora, Berceto e Bedonia è un territorio che di giocatori boia se poi fuori, sia Berceto e hanno gli stadi migliori negli, forse. Poi attrezzatura, come attrezzatura, come campi di calcio sono i due migliori, perché Berceto e Bedonia e allora, come tradizione anche, poi sia Berceto sia Bedonia negli anni dietro, come ricordo me, che sono stati giocatori veramente per poter giocare a calcio, e con mentalità vincente, non sai essere buono in giocare, ma avere la mentalità un po' così qui, ma se hai anche la mentalità vincente, sei molto molto più avvantaggiato, si squadra te che ha questi giocatori che... Fabio, parliamo dei tuoi ragazzi, perché ormai è giusto saperne qualcosa di più. L'ultima volta sono venuto all'inizio, e quindi adesso siamo a metà percorso, però vorrei iniziare dicendo, perché Paolo Rondi e Briganti mi hanno detto, e mi associo anch'io a questo, perché i ragazzi del 98 ogni anno fanno prima di Natale una cena e ci ricordano sempre, ci chiamano, e quindi ci ha fatto molto piacere a tutti e tre, e in particolarmente a Paolo Rondi, che mi ha detto di ringraziarli qui televisivamente. E ci fa piacere. Ok. Detto fatto,
sono appena 3 mesi che sono lì alla Bedognese, mi trovo molto bene. Abbiamo fatto un percorso, secondo me, sempre in progressione, in progresso, e questi ragazzi stanno facendo molto bene. Logicamente, dire che si è vinto e che si è secondi in classifica sembra quasi che diciamo perché si vince, però come penso io nel settore giovanile bisogna pensare al loro miglioramento singolo e di squadra, quindi è questo che più mi fa pensare di aver scelto bene, perché trovo delle soddisfazioni, perché vedo questi ragazzi che si impegnano, danno l'anima e migliorano, e quindi questo è secondo me quello che, perché anche chiamare allenatore uno del settore giovanile, io lo chiamerei più istruttore, sperando di riuscire a dare qualcosa, e sinceramente in questi 3 mesi abbiamo visto insieme a Paolo Rondi dei buoni miglioramenti, insomma. Ecco, tu speriamo di continuare. Tu mi hai detto, a volte ci si incontra, si parla ovviamente sempre di calcio, mi hai detto che questi ragazzi ti hanno anche fatto un effetto positivo proprio quando magari finisce l'allenamento, però vengono lì e magari ti chiedo: mister, cosa... Sì. Ti chiedono alcuni consigli. Sì, qualcheduno che poi dopo gli ho detto: per favore, non sono cose da fare, se sono andato bene, se non sono andato bene, e io gli rispondo: guarda, che se non sei andato bene o se hai fatto qualcosa che non andava bene, mi avresti sentito, insomma. Quindi sono quelle cose che fanno piacere, perché insomma lì bene o male mi vedono magari ancora come un personaggio del calcio, e quindi di conseguenza questo forse è anche una mia fortuna, no? I ragazzi si impegnano forse anche di più perché sanno che io ho giocato e quindi vogliono farmi vedere che fanno le cose. Però con questo non vorrei che si sentano che siamo a posto. No, penso che l'avano capito. No, perché è vero che sono contento, perché come ripeto sono 3 mesi. Certi hanno cominciato a giocare in questa stagione, e quindi devono ancora, secondo me abbiamo fatto poco per continuare, visto che hanno passione del calcio, per continuare a voler giocare nelle nostre squadre devono ancora forse impegnarsi ancora di più, insomma. E io certamente fino adesso ho fatto le cose dal semplice, adesso d'ora in avanti comincerò anche a sapere cosa vuol dire essere calciatore, insomma. Adesso abbiamo fatto tecniche, tutte quelle cose lì, però il giocatore non è fatto solo di tecnica e affari, ma è fatto di voglia, di umiltà e di altruismo, perché se loro vogliono far parte di una squadra, se un giocatore non è altruista, penso che faccia poca strada. Poca strada. Grazie Fabio. Torniamo al presidente, ecco, sei già microfonato. Posso dire due parole riguardo alla terza categoria? Prima di tutto volevo salutare i due allenatori, Davide Galimberti e Mauro Mocellini, che è mio grandissimo amico, ho giocato a calcio con lui qualche anno. Sono due allenatori molto preparati, e sono due bravissimi ragazzi che sicuramente porteranno le loro squadre a un livello molto alto, perché sono seri, dedicano a questo hobby, chiamiamolo hobby, tanto della loro vita, perché tanto del loro tempo libero. Questo è complimenti a loro, perché sono veramente dei bravi ragazzi. Specialmente Davide Galimberti è stato allenatore per 3 anni del Solignano, ci ha portato in seconda categoria. Con lui abbiamo cambiato mentalità. Siamo partiti con un progetto a lungo termine, e Davide se lo ricorda bene. È stato il primo, noi eravamo un po' una società di mangia allenatori, ne mangiavamo, ne cambiavamo anche 2 o 3 all'anno. C'è stato proprio un cambiamento radicale su Davide Galimberti, ci ha portato alla seconda categoria. Dopo è arrivato Alberto Setti, 5 anni, e ci ha portato in prima categoria, 5 anni. Parlo di 3 anni e 5 anni. 5 anni. Una squadra che veramente cambiava un sacco di allenatori all'anno. E poi è arrivato Francesco Bertani, bravissimo, uno dei più bravi allenatori che abbiamo nella nostra zona. E poi storia recente. Storia recente, Sipone,
Ti chiedo, sì, voi domenica affrontate un Bardi, secondo me, incavolatissimo. È arrabbiatissimo. Ecco. Fortunatamente il figlio di Losa è stato espulso, quindi... Parlo del presidente del Serie A. Io gli amici di Bardi dico lo so, ragazzi. Sicuramente Giuseppe non mi guarderà con un altro occhio, però io la vedo così e questo ci fa ben sperare, perché Losa è veramente forte, dà valore aggiunto alla sua squadra e può far cambiare il risultato in qualsiasi momento alla sua squadra, quindi non avere lui contro per noi sarà un grande vantaggio. E noi andiamo a Bardi caricati, veramente caricati, perché quei ragazzi qui li ho visti veramente bene domenica, hanno giocato veramente una grandissima bella partita, tatticamente sono stati perfetti. Fisicamente stanno sempre meglio, se riusciremo a recuperare gli ultimi 5 infortunati nella pausa tra il 17 di dicembre e il 21, penso, di gennaio, ecco lì potremmo dire la nostra. Sicuramente non arriveremo a vincere il campionato, però magari rimanere ai vertici fino alla fine. Fino alla fine. Questo era il nostro obiettivo iniziale. E questo deve essere il nostro obiettivo fino alla fine. Ecco Mauro, voglio chiederti una cosa molto semplice. Tu naturalmente hai a che fare con tanti difensori che ti picchiano, perché è naturale, no? Però come mai quest'anno mi sembra che siano in aumento le espulsioni? Cioè una cosa, troppe squadre hanno quasi tutte le settimane degli espulsi. Sono gli arbitraggi che sono, magari interpretano un po' a modo loro il regolamento e lasciano poco andare, oppure siete voi che state un po' esagerando? Ma io quest'anno diciamo che ho visto un netto abbassamento del livello degli arbitri, poi ovviamente io sono uno che prende 2-3 rossi all'anno minimo, quindi non faccio test, però io vedo che c'è proprio un rapporto giocatori, che poi siamo giocatori per modo di dire, e siamo sempre in prima categoria, e arbitro, che non c'è un colloquio, non c'è un rapporto, si limitano a dire parla solo il capitano, oppure non c'è neanche un rapporto umano, e questo secondo me fa perdere un po' il senso del calcio. Che oltre alle regole c'è anche altro, ecco, soprattutto nelle nostre categorie. Legato a questa domanda te ne faccio un'altra subito. Il calcio tra di voi, siete più cattivi? Non so, magari vi fate un fallo non bello. Una volta è meglio, secondo me, prendere per un braccio anziché fare un fallo cattivo. Ecco, tra di voi com'è nel campo? Una volta si facevano falli che erano giustificati, adesso forse un po' meno. Io l'ultima di campionato siamo andati a Boretto e non dico intenzionalmente, però dopo un fallo mi sono rotto il malleolo. Era l'ultima di campionato e tra due squadre che non si giocavano niente. E quindi io... Dopo ci siamo ritrovati contro il Boretto e contro lo stesso giocatore e diciamo che ho detto dentro di me non l'ha fatto apposta, però dipende come ti prende in testa. A me mi ha preso di prenderla bene, ho detto sarà stato fortuito e ho lasciato andare, però diciamo che nessuno gioca per fare male. Sono cose che avvengono, contatti, è un gioco di contatti e quindi può capitare. Però secondo me non c'è nessuno che gioca per fare male. E io sono uno che comunque qualche fallo lo faccio ogni tanto. Beh, però ne prendi tanti. Sì, sì, sì. Davide,
Adesso ci si ferma, naturalmente si riaprono ostilità dopo un mese o 40 giorni. Ci sarà qualche squadra, secondo te, che non so, farà dei ritocchi per quanto riguarda la terza? Ti è giunta già qualcosa oppure no? Prima di risponderti se posso ringraziare sì. Zucconi, perché non me l'aspettavo e mi ha fatto molto piacere le parole che ha detto. Devo dire che il Solignano è stata la prima società che mi ha dato fiducia e abbiamo iniziato un percorso che è stato molto bello, io mi sono divertito molto, in una società molto seria, perché io del Solignano posso solo che parlare bene, con delle persone che secondo me hanno sopportato delle cose mie che all'inizio erano improponibili, quindi per questo devo solo ringraziarmi. E mi ha fatto piacere che abbia ricordato che comunque Solignano siamo partiti insieme e adesso sono dove sono, e è una squadra che comunque è diversi anni che in tutti i campionati che fa è ad alto livello, che sia stata dalla terza, la seconda, la prima, è sempre stata una squadra protagonista, quindi per questo ringrazio lui e tutta la società di Solignano. E per quanto riguarda i ritocchi, non lo so, noi abbiamo preso due ragazzi soprattutto per ci servivano a livello anche proprio di numero, che eravamo un po' corti in qualche reparto, due ragazzi che sono venuti volentieri, tra l'altro uno da Solignano proprio, e un ragazzo che conosco, che ho già avuto, e un ragazzo invece dal Varano. E per quanto riguarda le altre non lo so, non sono informato e non saprei cosa dirti, insomma. Ma secondo me la pausa più importante che i ritocchi saranno come si prepara la pausa, come se ci si prepara per l'inizio del campionato, perché a dicembre le squadre non si possono stravolgere, secondo me. Se è giusto una persona, due, aggiustare, però... Farete qualche amichevole? Sì, noi sì, assolutamente sì. Noi non ci fermiamo. Ci fermiamo solo dal 23 dicembre al 3 gennaio, 10 giorni. Quindi noi fino adesso d'ora in avanti facciamo i due allenamenti a settimana, il sabato facciamo le amichevoli, sono già programmate, fino al 23. Poi riprendiamo il 3 e faremo una mini preparazione, giusto per essere pronti per il 21, che poi il 21 bisognerà vedere cosa dice il cielo. Certo, esatto. Però sì. Noi dobbiamo prepararci per quella data. Per il 21, insomma. Quando ritorno in campo il 21. Sì. Da un mese circa di sorta. Eh sì, è un po' lunga, però ci vuole costanza e bisogna rimanere lì sul pezzo, perché sennò... E come dice Brugnoli, è un po' un handicap. Insomma, sì, però è vero, in montagna sono gli altri, però se uno... è lì sul pezzo, concentrato, la volontà secondo me fa la differenza. O neve o non neve, la volontà è volontà. Bene, la nostra volontà è quella di dirvi qualcosa adesso, eccola qua. Speedy Car, autocarrozzeria, via Primo Brindani 3, vicino a Borgo Sport, a Borgotaro. Il posto giusto se devi rimettere in ordine la carrozzeria della tua auto, da qualsiasi problema, ruggine, incidente e altro. Pulizia auto, problemi di carrozzeria in genere, auto, furgoni, camion. Soccorso stradale con car attrezzi 24/24. Rivolgetevi a Speedy Car Autocarrozzeria di Crescivano e C, a Borgo Val di Taro, via Primo Brindani 3, vicino a Borgo Sport. Il tuo mezzo di trasporto ritorna nuovo. Caseificio Borgotaro, il vero sapore di montagna. Una cosa non deve mai mancare sulle nostre tavole, il parmigiano reggiano. E allora dove lo trovi? Caseificio Sociale Borgotaro, località Ponte Scodellino di Albareto, telefono 0525 96284. Macelleria Equina di Brugnoli Paolo, a Borgo Val di Taro, in Piazza della Legna. La meta obbligatoria per chi vuole portare in tavola carne genuina, carne sopraffina. La meta allora è Macelleria Equina di Brugnoli Paolo, Piazza della Legna, a Borgo Val di Taro. Ditta Camisa Macchine Agricole, azienda leader nel mondo, macchine agricole per vigneti e frutteti di alta montagna, macchine per giardinaggio di altissima qualità. La ditta Camisa Macchine Agricole la trovi a Isola di Compiano con telefono 0525 82 51 17 oppure 0525 82 51 45. Simpatiche Canaglie di Melai Simona, via Mazzini 3 a Borgotaro. Dal 2013 propone abbigliamento per bimbi e ragazzi, dai neonati sino ai 16 anni.
Brand migliori al mondo come Diesel, Pinco, Save the Duck, Gigil, Fred Melo, Please, Relish, Frankie Garage, Silvia Nietzsche, White Dogo, linea totalmente italiana, felperia italiana, FAC. Simpatiche canaglie lo trovi anche su Facebook e Instagram. Abbigliamento sportivo, casual e da cerimonie. Simpatiche canaglie lo trovi in via Mazzini 3 a Borgo Taro. Da Elettrodomestici Fortunati Bruno, via Largo Roma 3 a Borgo Taro, troverete una vastissima scelta di elettrodomestici con montaggio e assistenza qualificata. Arriva la brutta stagione, per asciugare la tua biancheria da Fortunati, sulle asciugatrici c'è il sottocosto. Zoppas 8 kg, euro 3,99. Bosch 7 kg, euro 4,49. Grande risparmio energetico a più. Elettrodomestici Fortunati Bruno, via Largo Roma 3 a Borgo Taro, con telefono 0525 90384. Da Fortunati Bruno i vantaggi ed il risparmio sono di casa. Ferramenta Baudassi, la romana, una tradizione che dura nel tempo, a Borgo Taro, via Caduti del Lavoro 22, con telefono 0525 97644. Grandi offerte del mese alla ferramenta La Romana Baudassi, turbina neve 6,5 cavalli a partire da 460 euro, motosega Husqvarna modello 236 a partire da euro 199, motocariola PowerTech portata 300-400 kg a partire da 1500 euro, macchina pasta presto elettrica Imperia euro 199, grattugia elettrica acciaio inox Basic Made Italia ad euro 189. La ferramenta Baudassi pensa anche al tuo natale. Immobiliare Valtaro, come investire bene i vostri risparmi. La casa è il bene più importante per gli italiani. Immobiliare Valtaro la trovi in via Cesare Battisti 4 a Borgo Valditaro. Telefono 0525 97447. La grande esperienza e professionalità dell'ottica spagnola a Bedonia, Pontremoli, Villafranca, vi offre una vastissima gamma di montature made in Italy. Firme del momento, il tutto con le migliori garanzie, soddisfatti o rimborsati. Con le lenti Zeiss Made in Germany vedrai cose che non hai mai visto. Opportunità Ray-Ban, occhiali da vista a partire da 199 euro. Proteggi la tua vista e migliorala. Ottica Spagnoli a Bedonia la trovi via Garibaldi 62 con telefono 0525 824007. Moda In, eleganza nel vestire, grandi marche a portata di mano. La donna elegante veste Moda In. Moda In la trovi in Viale Bottego a Borgo Taro. ZM Infissi, installazione di porte, finestre e persiane con il massimo della professionalità. ZM Infissi di Zucconi Massimo con Fistral, i numeri uno del settore. ZM Infissi vi ricorda gli incentivi fiscali che arrivano al 65%. ZM Infissi lo trovi a Borgo Taro in piazza 11 febbraio, produzioni in via Pieve a Borgo Valditaro, showroom a Bardi in via Roma 15, telefono 0525 96627, cellulare 338 9676 980. Anche i bar hanno una storia. Il bar Italo a Bedonia, in piazza Senator Lagasi, ne ha una davvero importante. È il bar più longevo di Bedonia dal 1937. Ogni giorno, con classe e raffinatezza, riceve i suoi clienti per una gioiosa colazione, per un aperitivo in compagnia oppure per una divertente serata con amici. Bar Italo è molto di più. Scoprirlo sta a voi. Eugenia e il suo staff ti aspettano in piazza Senator Lagasi a Bedonia. Telefono 333 88 59 485.
Centro Legno di Squerical Alberto, via De Gasperi 5 a Borgo Taro, 0525 920068 il telefono. Pellets di primissima qualità, bio pellets produzione austriaca con certificato A1, un prezzo davvero super promozionale per tutto il mese di dicembre a 4,28 euro al sacco di chilogrammi 15. Il vero e unico professionista del legno, Squerical Alberto Centro Legno. Sono iniziate le famosissime gare di briscola, per la nostra zona sono un appuntamento irrinunciabile. Mi riferisco alle gare di briscola del venerdì al Bar Tambini a Ostia, e sono numerosi i partecipanti, e la stessa cosa dicasi da Eugenio al Bar Italo invece la domenica pomeriggio a Bedonia. Ricordando ancora che la prima puntata del nuovo programma dedicato a ospiti importanti che hanno fatto qualcosa in più per lo sport valtarese e non solo, la prima tappa il 14, giovedì 14, dedicato a Gloria Marchini, la cestista della Roby Profumi. Non partiamo con il calcio ma partiamo con la pallacanestro, era giusto fare così, come siamo partiti con Gazzola e Borzoni invece per il calcio in altre cose, mi sembrava il minimo indispensabile, regalare a questa storica ragazza la prima tappa di questo nuovo programma. La seconda sarà dedicata invece ad un cavaliere molto famoso in zone, non solo ma in tutta Italia, naturalmente a Davide Del Nevo, se non sbaglio. Adesso non mi su... no, comunque Del Nevo, Dantolo, ho capito, però non mi ricordo Del Nevo, comunque il cognome. Che bisogna dire che era un pupillo di Pavarotti, virgolette. Eh sì, perché Pavarotti amava i cavalli, per cui cavalli, questa non me l'ha raccontata Del Nevo. Non me l'ha raccontata. Perché Pavarotti ugava i cavalli, era un amatore dei cavalli. Certo. Terza tappa sarà dedicata invece a Cecilia Molinari, una leggendaria atleta, e Guglielmo Piscina, perché è un altro personaggio importantissimo nella nostra vallata, ed altri si aggiungeranno naturalmente. Adesso di che cosa vuoi parlare? Un nuovo ospite, perché passo subito il microfono da lui. Ah, vuoi far parlare subito lui? Ma parliamo poi il rapporto tra giocatore e arbitri e il tipo di gioco che viene fuori. Mi sono un po' fuori dal calcio. Spiegati bene, perché ho capito parliamo meno un po' di prima. Del rapporto la sua pallacanestro. Vabbè. Allora, se parla la pallacanestro, lo conoscete tutti, vai, nome, cognome, IBAN. Gabriele Oppo, giocatore della S Valtarese Pallacanestro. Arte Arredo, perché sennò ci licenziano, ecco, hai capito. No. Allora, vediamo un po' cosa c'è della Valtarese, prego. Importantissima vittoria quella dell'Arredo Valtarese che ieri pomeriggio al Palazzo dello Sport Onoraschi ha sconfitto la Virtus Ponte dell'Oglio in un incontro molto equilibrato e che alla fine ha premiato la caparbietà e la voglia di vincere dei giovani biancorossi. Ne parliamo con il coach Davide De Martino. Beh, finalmente una vittoria, siamo molto contenti, devo dire i ragazzi se la meritavano, lo staff se la meritava perché abbiamo lavorato duramente in queste settimane. E ci tenevamo a vincere perché è molto importante anche per la nostra crescita tecnica quella di riuscire a vincere, perché dobbiamo imparare a vincere. Anche oggi abbiamo avuto molti alti e bassi nel corso della partita, abbiamo prodotto una buona pallacanestro sia in attacco che in difesa per due terzi di gara, poi abbiamo avuto un momento in cui ci siamo persi completamente e poi sono bastati due canestri forse un po' fortunosi per ridarci fiducia, per ridarci equilibrio, abbiamo ricominciato nuovamente ad attaccare con più efficacia, con più equilibrio e credo che sia stata una vittoria meritata e credo anche che sia una vittoria di tutto il gruppo che sta lavorando duramente da quest'estate, i ragazzi se la meritavano tutti, sia quelli che hanno giocato di più, quelli che hanno giocato di meno e siamo felici, molto. Allora, naturalmente ieri io ti ho fatto un'intervista che è venuta un po' così o così tecnicamente, ma è meglio averti qui ospite. C'erano dei rumori, naturalmente degli scherzi che passavano di lì i tuoi compagni. Rimediamo. Ci hanno sabotato, in poche parole. Va bene, allora, una partita finalmente vinta proprio nei minuti finali.
perché nel terzo tempo stavate perdendo ancora, giusto? Sì, sì, sì. Poi invece... Allora, diciamo che ogni partita, ogni nostra partita è sempre rosicata, né? Che fanno la differenza poi sono i singoli episodi. Abbiamo perso la scorsa, quella prima di questa, l'abbiamo persa ai supplementari, dopo aver riacciuffato una partita che a un certo punto sembrava irrecuperabile, però ci abbiamo creduto, siamo arrivati all'overtime e poi siamo stati castigati. Un'altra partita l'abbiamo persa di un punto, un'altra ancora di due o tre punti. L'unica vera brutta sconfitta è stata contro il Gelso a Reggio Emilia, abbiamo fatto davvero la nostra peggiore partita, però diciamo che abbiamo fatto sempre delle partite punto a punto, ecco. Quindi chi viene a vederci deve venire con un po' di pazienza e sperare in qualche un po' di fortuna e in qualche errore di meno, e forse ecco, cos'è un briciolo di inesperienza la vostra, cos'è? Siete tutti giovani, ovviamente. Beh, a parte il sottoscritto e qualcun altro, diciamo che la squadra è giovane. Sicuramente l'esperienza fa la differenza, ma non tanto, a volte anche la paura di essere avanti. Si ha paura di essere avanti e non si ha la tranquillità di giocare gli ultimi palloni, perché teoricamente quando si è avanti si dovrebbe essere più tranquilli dell'avversario che rincorre, invece molte volte a noi ci capita di aver fin paura di tenere il pallone in mano. Questa è un po' di inesperienza, ci vorrebbe un po' più di tranquillità, un po' più di sicurezza in noi stessi, ecco. Tu la spieghi così la cosa? Tu la spieghi così? Sì, secondo me sì, almeno, non lo so poi. No, perché io ho assistito a delle altalenanze incredibili, ecco. Assolutamente. Poi 5 minuti senza fare un punto le due squadre, una cosa quasi 5 minuti. No, succede anche questo, succede per esempio due partite fa abbiamo avuto in due minuti, abbiamo subito 9 punti, eravamo avanti di 4-5 punti, siamo andati sotto di 4. Succede, nel senso che c'è il momento in cui non gira niente, la difesa lavora male, l'attacco, se la difesa lavora male anche l'attacco si va un po', si spara un po' così a caso, c'è meno gioco, si costruisce di meno. In realtà se funziona un reparto, se funziona la fase difensiva, poi dopo si attacca anche meglio. È sempre così, perché si prende coraggio, l'avversario è un po' più in difficoltà, un po' più intimorito, si prende un po' più di entusiasmo e poi sì. Poi dopo vediamo le varie classifiche e tutto quanto. Adesso vorrei interpellare subito Fabio per una cosa. Beh, un microfono o l'altro non ha importanza. Ecco, abbiamo parlato di maturità. Quando si capisce, tu fai l'allenatore o l'istruttore, come dici, nei giovani, giustamente, quando si capisce che un ragazzo sta per prendere la strada giusta? Poi dopo arriva o non arriva, è sempre una cosa di fortuna. Adesso noi alleniamo in categorie che dove... È difficile che ci siano nei gruppi giocatori che possono, ma tu parli di proprio arrivare nelle nostre categorie o anche oltre, sì. E beh, comunque penso che sia comunque sempre la stessa cosa, la voglia, il chiedere, il non essere mai stanchi di allenarsi, di sapere, di ascoltare. Io non so, io posso fare il mio esempio, che quando parlava l'allenatore non mi scappava una parola, cioè, poi è logico che se non sei sopportato dalle doti, non è che, però penso che la voglia proprio di migliorare, di andare negli spogliatoi e di dire che magari al prossimo allenamento voglio migliorare in quell'altra cosa, voglio migliorare in quello che mi dice l'allenatore, cioè quello che vuole veramente giocare a calcio, quello che vuole veramente giocarsi delle carte, deve per forza voler migliorare. Ogni allenamento è importante, ogni cosa è importante.
qualsiasi esercitazione è importante. Io vedo anche con i miei, no? Che bene o male, quando fai le esercitazioni tecniche, dopo un minuto tu vedi che se non stai lì a dire allora, sono lì che magari il passaggio se lo fanno a ritmo più lento. Questo è una cosa che certamente non ti porta ad arrivare. Io non so se gli altri allenatori lo vedono, qui c'è anche un giocatore che purtroppo quando arriva ai 15-16 anni fare certe cose non sembrano che siano cosa la faccio a fare, invece no, quello che vuole arrivare è qualsiasi cosa, qualsiasi come si chiama esercizio lo fa al 100%. Per un istruttore o allenatore, come hai detto, qual è la cosa più difficile da incutere in un ragazzo? Perché giocare, tutti vogliono giocare. Ripeto, tante volte si dà merito anche agli istruttori, guarda come Lolacco è diventato bravo, ma anche gli istruttori hanno la fortuna di avere magari gruppi omogenei e c'è niente da fare, il calciatore non ci si diventa, voglio diventare calciatore. Cioè, devi avere delle basi, devi avere delle, che logico, dopo devi allenare. Ci sono campioni anche nelle nostre serie A e alle varie, giocatori che si diceva che chissà dove arrivavano, eppure hanno fatto poco per quello che erano le loro qualità, parlando dei Balotelli, dei Cassano, e adesso non mi vengono in mente altri giocatori dei miei tempi, ma però ce n'erano, e la voglia, e la, non lo so, è umiltà, non so se poi è umiltà, come diceva prima Galimberti, che diceva adesso c'è la sosta, ma se la sosta c'è chi vuole giocare a calcio, la sosta la fa. Non c'ha bisogno di dire oh cacchio, domani vado a fare allenamento e tanto domenica non si gioca. Certo. Quello è il giocatore che se avrà delle qualità riuscirà o migliorerà sicuramente. Condivido, grazie Fabio. Paolino, ti voglio chiedere, tu hai fatto allenatore per tanti anni, ecco, tu eri un allenatore di quelli un po' alla Bersellini, insomma. Marcatura uomo, la tua comunicazione con i giocatori com'era? Ma io ti dirò che io ho sempre avuto la fortuna di trovare della gente che quello che dicevo ascoltavano, anche giocatori di un certo livello, giocatori che ha giocato in eccellenza, veniva a giocare con altri di seconda categoria, e mi hanno sempre, ero come dire, ho sempre più al me metodo di Zoom, ecco, tra virgolette. Serietà, però divertimento anche dentro gli spogliatoi. Quante era ora di fare seri, si fa seri, quante ora di fare la battuta, si fa la battuta senza problemi. E il rapporto è sempre stato buonissimo. Ti faccio un esempio: il rapporto che volevo tra giocatori e arbitro me l'è sempre stato con l'indirizzo lì. L'arbitro bisogna aiutarlo, qualsiasi cosa fischia bisogna aiutarlo, perché mentalmente se l'arbitro te può sbagliare, perché non penso mica chi la faghi apposta, poi ti dirò così, mi penso veramente, se ci vai sempre a rompere poi ti fischi apposta, anche se non vuole. Però è un errore quello. Guarda, mentalmente, in quella frazione di secondo, allora, se te aiuti l'arbitro, ti è sempre un tornaconto favorevole, secondo me. Perché è così? Se te sei sempre lì a romperci le scatole, perché poi mentalmente è un qualcosa che è punitivo verso di te, perché almeno la mia esperienza è sempre stata così. Metti su quello che ho avuto, le mie esperienze, tanti arbitri, anzi quanti sentivi che venivano a arbitrarci noi erano contenti, perché è così.
Poi alla fine voglio dire, c'è più una munizione per una stupidaggine, poi ti vai là a protestare, c'è più la seconda munizione, non penalizzi te stesso, ma penalizzi la squadra, perché alla fine poi penalizzi sempre la squadra. Poi che sia oggi, adesso io ho un po' d'anni che sono fuori dal calcio, vedo ultimamente qualche un po' di partita, non c'è più la tutela, ci sono dei falli che lasciano correre. E secondo me la tecnica, il gioco del calcio bisogna tutelarlo. Bisogna guardare in faccia agli insegnanti, se vuoi fare un fallaccio la devi punire immediatamente, perché il calcio oggi c'è la velocità che è molto più forte che anni fa, ci sono dei contatti fisici che sono più violenti che molti anni fa, non è più un giocare al calcio, perché la tecnica viene penalizzata, chi le può giocare viene penalizzato. Sati l'uomo arriva a culatro de dre o to falsa, non è più un giocare al calcio, neanche a giocare a rugby, perché allora, però il rapporto con l'arbitro secondo me deve essere sempre quello di aiutarlo, e la squadra ne viene favorita, la tua squadra viene favorita, viene favorito te e viene favorito la tua squadra, perché è così, almeno la mia esperienza è sempre stata così. Poi ti dirò al rapporto prossimo turno, palla ferma, marcatura uomo, va bene, cosa ti dicevano i giocatori. Allora torniamo a Solignano e ti chiedo, superiore la qualità nel vostro campionato quella dell'anno scorso, perché alcuni dicono meglio quest'anno o l'anno scorso, campionato più difficile quest'anno secondo o quello dell'anno scorso? A mio parere è molto molto più difficile quest'anno, perché siamo quasi tutte allo stesso livello, a parte tre squadre, secondo il mio parere, due squadre che hanno qualcosina forse in meno, però fanno ancora in tempo a riparare, basta riparare in questo mesetto, fanno i loro 3 o 4 o 5 acquisti, magari ce li troviamo rapidamente dietro. No, quest'anno veramente c'è un livello abbastanza alto, forse il più alto degli ultimi 5 anni, sì, altro che. Il Viadana è una squadra molto forte fisicamente, ti spaventa proprio l'impatto fisico che hanno, sono altissimi, veramente forti, mentre la Casalese è veramente forte tecnicamente. Baganza? Baganza che con noi ci ha punito in un modo estremo. Abbiamo avuto 3 occasioni per passare in vantaggio, per raddoppiare, abbiamo sbagliato 2 gol clamorosi davanti al portiere, ci ha punito immediatamente, 1-0, ci ha battuto. È molto forte, no, rischiano pochissime perché si chiudono in difesa, anche loro sono molto bravi, hanno una grande tradizione, quindi una scelta di giocatori in quella zona lì, ci sono un sacco di giovani, un sacco di settori giovanili, quindi non fanno fatica a trovare il calciatore. Quanto penalizza la tua squadra non giocare mai in casa? Una percentuale? Penalizza abbastanza, perché adesso la butto qui, arriviamo dopo la sconfitta del Viadana, eravamo al bar e ho gridato un pochino, ho detto basta giocare su quei campi lì che sono per noi, non vanno bene, per noi sono impraticabili quei campi lì. E ho detto d'ora in poi giocheremo sul sintetico, perché noi abbiamo dei calciatori che possono dare valore aggiunto, giocano un po' di fino, giocano di punta, giocano in scambio, in velocità, e fortunatamente siamo andati a giocare a Langhierano contro la Ghiarese, abbiamo fatto una bella partita, potevamo fare di più, perché lasciamo perdere, forse abbiamo sbagliato 6 o 7 gol, troppi, sbagliamo troppo, però siamo riusciti a vincere e da lì abbiamo scelto di andare a giocare ancora sul sintetico di Colorno. Colorno non è vicino a Solignano, però abbiamo cercato talmente tanti campi in un breve periodo
che l'unico libero alle 14.30 era Colorno, siamo andati a giocare a Colorno. E adesso la dico, se noi giocavamo a Fornovo, noi non vincevamo con le casalese, noi perdevamo, non pareggiavamo, perdevamo. Allora adesso tu mi vuoi dire che non giocherete più a Fornovo? Questo, no, perché... Adesso fai dire delle cose che non devo dire, buon figlio. No. Però noi il 17 di dicembre, contro la squadra di Francesco Bertani, che è il Borgotaro, giocheremo a Noceto, quindi nel suo sintetico di Noceto. Bene. Poi, sicuramente non alle 2.30. Poi ci sarà una riflessione da parte di tutta la società e decideremo cosa fare nel girone di ritorno. Per adesso... questa è una novità che ci hai detto. È una bella novità, sì. Però l'ho imposta io. E per ora ho avuto ragione. Ho fatto una battuta al nostro segretario Gianluca Taverna, che è il cuore un po' della nostra società, perché mette un impegno, un amore a questa società che è una cosa indescrivibile. Eravamo a Langhierano, gli ho detto: Gianluca, vedrai che noi in queste 4 partite faremo 9 punti. Ha fatto un gesto che non si dovrebbe fare, perché un gesto da uomo, però per ora ne abbiamo già portati a casa 6. Abbiamo ancora 2 partite. Perciò i conti dovrebbero tornare, tu dici, se, no? Se non faremo 9 punti, magari ne faremo 8. 8, però. Per non disturbare i nostri... amici di Bardi amici di Borgotaro. Mauro, okay. Si gioca davvero meglio sul sintetico? A quanto pare sì. No, di la tua, proprio come la pensi tu. Uno gioca, poi dove se a me piace di più il fango, diciamo. Ma Fornovo purtroppo sia negli ultimi anni ha lasciato un po' desiderare come fondo. E all'inizio era carino, poi dopo sono risaltati fuori i vecchi beghi e ormai è diventato un pantano. Noi siamo una squadra che comunque cerca di giocare, quindi molte altre squadre cercano meno il gioco ma più la palla lunga, in cui noi facciamo fatica e poi dopo quando vanno in vantaggio gli altri è sempre difficile ribaltarla. Quindi sono categorie che si gioca un po' così, molto sull'agonismo. Già dalla promozione in su, secondo me, si cerca di più il gioco. In prima vedi bene che sì, chi ha una bella squadra, ma bada al sodo, diciamo. Vince chi bada al sodo. Però noi siamo comunque una squadra che cerca di giocare, quindi nel sintetico è avvantaggiata. E domenica abbiamo giocato contro una gran squadra, ma comunque non abbiamo fatto paralunga e pedalare. E abbiamo cercato di giocare come facciamo tutte le domeniche, però per il momento va bene così. Continuiamo e cerchiamo la terza vittoria consecutiva, che da quando sono a Solignano non è mai venuta. Ma però, che ne sa, cerchiamo di sfatare questo tabù. Davide, anche per te, un campo così bello come hai, non mi dire che vai sul sintetico anche tu, eh? No, sul sintetico siamo andati 15 giorni fa perché c'era la neve. No, devo dire che il terreno di gioco di Barceto... terza categoria, proprio sprecata, ecco, no, su quello io non ho niente da dire. C'è un campo che è perfetto, c'è un custode che è innamorato della struttura, è sempre lì. Io l'ho visto ad esempio venerdì sera al campo dove abbiamo fatto l'allenamento, il sabato pomeriggio della settimana prima, noi avevamo giocato fuori domenica, ci hanno giocato gli amatori che veniva un'acqua e da casa dicevo avranno disintegrato il campo, sono andato su, poi al venerdì ci abbiamo fatto allenamento dentro, il campo era perfetto. No, c'è un terreno che c'è un'erba molto fitta e appunto Vescovi che lo cura perché è sempre lì, lui vive lì e quindi sì, è più lì che a casa, quindi il terreno insomma è perfetto. Anch'io sono sempre propenso a me piace più l'erba. Però è chiaro che se vai a giocare su dei campi che magari sono messi male, con dei giocatori che una squadra che tende a giocare, sicuramente ha ragione il presidente, è penalizzata, non c'è poco da fare. Invece chi gioca a palla lunga e pedalare un'altra va bene qualsiasi tipo di campo, ecco, insomma, c'è cioè così. Cioè,
Ecco, Berceto, cioè io te la vendo come la sento, come la senti in giro. La tua squadra è un tutt'uno con il paese, interpreto male, come forse era Bardi sino a un anno fa, non so, all'incirca. Cioè, Berceto è proprio squadra, che so io, la tale famiglia la sente sua. Sembra una cosa di questo tipo, è vero? È quello che dice la gente, poi non lo so. Ma stanno male al risultato negativo? No, no, ma devo dire che il paese ci segue molto ed è giusto che sia così, secondo me. Nei paesi è bello così, perché ad esempio, io ho preso l'esempio, mi è capitato di andare a giocare a Bardi un paio di volte, due o tre volte, e anche da avversario secondo me è molto bello vedere un paese così. Una cosa che secondo me ad esempio a Solignano gli manca, perché andando sempre a giocare fuori e non è una cosa da poco. Non è una cosa da poco. Noi quando giochiamo in casa siamo, sì certo, ci sentiamo più, è molto bello. Il paese della squadra è tutt'uno. Però dovrebbe voi chiederlo a loro, perché io con loro non è che ci parlo tantissimo, perché vado su, faccio allenamento, faccio la partita, poi vado a casa. Devo dire che come società sono tanti del paese, anzi sono tutti del posto, ma sono tanti. Perché io anche quando faccio allenamento ci sono sempre 3-4 dirigenti, sempre. Alla domenica ci sono in 6 o 7 chi è al bar, chi è qui, chi fa là, insomma è una compagnia, ecco. È nata con quello spirito lì ed è giusto che continui con quello spirito lì, con qualche ambizione in più, come è giusto che sia. Ti ringrazio. Prima di chiudere volevo passare la palla di nuovo a Gabriele e andare a vedere velocemente la Roby, ma poi subito la sua classifica, quella dell'Altaredo. Prima facciamo la Roby un attimo, se ce l'hai aggiornata, la Roby dovrebbe arrivare. Ma prego, ci mancherebbe, non siamo vicini a Natale, questo ed altro. Allora, inforco gli occhiali e la Roby ha fatto una vittoria importantissima, credo venerdì, dove ha battuto 63-57. Venerdì, dove ha battuto 51-39 e si è portata a 12 punti primi in classifica con altre 4. E io parlavo con Nicola e diceva, tu come al solito sei un menatore, ma sono 5 le squadre prime in classifica secondo lui, perché anche chi ha 10 punti ha le stesse chance di lottare sino all'ultimo come chi ne ha 12. Tu che conosci queste ragazze vicino, un po' più da vicino di me, come vedi la cosa? Direi bene, la classifica è davvero corta, nel senso che effettivamente anche chi ha 10 punti può sempre giocarsi, può sempre giocarsela, ecco. Sicuramente avrà la meglio chi ha più voglia di arrivare primo, ecco. A parte infortuni, perché quelli poi comunque condizionano anche quelli la stagione. Prossima partita in casa, la Roby con il Calendasco, domenica prossima alle 17.30, dunque andate numerosi al Palarasche. Vediamo la videata che sta per arrivare, eccola qua, è finalmente la tua squadra, cioè l'Altaredo, che appunto vince 67-61 con il Ponte dell'Olio e si porta a 6 punti, per cui chi ne ha la prima in classifica, che è il Cusparma, che tu vedi un po' nettamente favorito, no? Beh, direi che sulla carta noi dobbiamo adesso, mercoledì andremo a giocare con la Planet, sarà sicuramente un avversario temibile, secondi. È una squadra esperta, con tanta esperienza, cioè nel senso giocatori che sanno come si sta in campo, ecco. Il Basket Reggio ci abbiamo giocato in casa la scorsa, e anche questa una squadra bella, bella quadrata. Il Gelso sinceramente a 10 punti non me la sarei mai aspettata, perché noi l'abbiamo affrontata male, abbiamo perso male a casa loro, però non, sinceramente forse è quella più squadra di tutti a questo punto, perché non aveva delle a livello tecnico dei mostri in campo, se non altro anche a livello fisico, però probabilmente era molto è una squadra che già in casa propria vende carissima la pelle, e se ha 10 punti vuol dire che qualcosa fa.
Noi siamo lì, la classifica è molto corta, molto le partite corta. Sono ancora tantissime perché sono in totale 22 partite, siamo alla nona, mercoledì dovrebbe essere la nona partita e diciamo che con una classifica così si può fare di tutto. Può succedere di tutto. Sì, insomma. Ci vuole continuità, ecco, quello che dobbiamo cercare anche noi. Piano piano, passo dopo passo, migliorare e cercare di avere un po' più di continuità. Abbiamo perso partite per una di un punto, come dicevo prima, una di tre punti, una agli overtime, quindi anche i livelli fra le varie squadre sono le singole giocate che fanno poi dopo i singoli errori che fanno la differenza. Bene, allora cerchiamo di non fare errori adesso, di dire quello che pensiamo realmente. Continui Petroli, Gotia di Albareto, benzina, metano, lavaggio, aperto tutti i giorni. Un pieno di metano, garanzia di aria pulita e tanti chilometri in più. Conad, centro commerciale a Borgotaro. Qualità, le offerte che si ripetono di settimana in settimana. Il servizio. Conad, il tuo supermercato al centro commerciale di Borgo Valditaro. Macelleria Savani Flavio di Germano, la qualità più alta delle carni macellate in loco, le nostre carni sulle tavole di tutti noi, carni nostrane certificate, carni italiane, Macelleria Savani Flavio di Germano. Costruire è importante, scegliere il materiale giusto è sempre più importante, ecco perché scegliere Centro Edile, dove trovi tutto per l'edilizia in via Pieve 4 bis a Borgo Valditaro, è il massimo. 0525 92 12 18. Inoltre troverai cemento, mattoni, pitture, pallets, legnami e comunque tutto per l'edilizia. Centro Edile a Borgo Taro, via Pieve 4 bis. Bottega del pane di Binacchi, Sandro e Stefania, il mangiare sano comincia proprio dal pane. Parti dalla Bottega del pane con le sue proposte di diverse qualità di pane, torte salate e nonne e alta specialità naturalmente in Viale della Libertà e in Viale Nazionale a Borgo Valditaro. Combeck, costruzione meccanica da 35 anni a Borgotaro in via Primo Maggio, con telefono 0525 97318. Combeck, macchine per la pasta a livello mondiale, 35 dipendenti. Combeck, costruzioni meccaniche di diversa tipologia. Combeck, un'azienda borgotarese a livello mondiale. Borgotel, il negozio amico della telefonia. Wind, Team, Vodafone, grandi occasioni. Nuova opzione telefono incluso Wind, puoi avere i nuovi smartphone con un piccolo contributo mensile. Inoltre Borgotel ha il sistema che trasferisce e salva i dati sul tuo smartphone o tablet. Interessante, no? Per saperne di più vieni a trovarci a Borgotel, via Nazionale 2, a Borgo Valditaro. Gioielleria Romano Abedonia è sinonimo di professionalità, esperienza e qualità. Rivenditore ufficiale di gioielli firmati BBG, Leo Pizzo e Comete per garantire la più assoluta qualità di brillanti e pietre preziose e diamanti da investimento. Concessionari di orologio Philip Watch, Braille, Guess, Citizen, Seiko, Festina. Da Gioielleria Romano puoi inoltre trovare articoli fashion delle ultime collezioni firmate Boccadamo, Ottaviani, Rebecca, Nomination, Broadway e i famosi bracciali in argento componibili firmati Charmant con il primo ciondolo in omaggio. Gioielleria Romano offre anche una vasta esposizione di articoli per la casa nell'esposizione di fianco al negozio. Gioielleria Romano a Bedonia. Centro Polivalente Atlantide a Bedonia in Largo Colombo. Palestra per rimanere in forma tutto l'anno. Camping per il vostro relax in un ambiente unico. Tennis, beach volley e in estate piscina con feste di tipologia varia. Centro Atlantide a Bedonia. Attorniato da un ambiente incontaminato troviamo Osteria Pontelecca, ristorante e pizzeria con forno a legna. Vi accogliamo con professionalità proponendovi le nostre specialità con cucina casalinga, selvaggina, i famosi risotti, specialità di stagione come i famosi funghi porcini, grigliate di carni miste, pizza nel forno a legna e su prenotazione lumache col poccio, rane fritte e paella. Venite a trovarci, diventeremo amici. Osteria Pontelecca,
frazione Pontelecca di Bardi, via Pontelecca 60, con telefono 0525 75 7200. Officina Bazzani, via Bazzia numero 3, Borgo Valditaro, con telefono 0525 96 241. Autoriparazioni, Bosch Car Service, centro revisioni, elettrauto, gommista, manutenzione e cambi automatici. Da 40 anni un punto di riferimento per la tua auto. Officina Bazzani a Borgo Valditaro. Autoscuola Borgo Tarese di Belei Stefano e Federica. Patenti per tutte le categorie, corsi CQC, corsi di recupero punti, disbrigo pratiche auto, passaggi di proprietà in sole 24 ore. E allora affidati all'esperienza di Autoscuola Borgo Tarese di Melei Stefano e Federica in via Montegrappa a Borgo Valditaro. Sensazionale, nuova, accogliente, acconciatura unisex, un nodo al pettine di Toscani Loredana, vi aspetta a Bedogni in via Garibaldi. Orario continuato dal martedì al sabato, il salone vi propone i famosi prodotti olistici Ayurveda, a base minerale e vegetale, non animale. Lasciatevi conquistare telefonando al 338-6340-918, un nodo al pettine, Bedogni. Bar Tambini di Simona, completamente rinnovato, gentile e ospitale per le vostre colazioni e aperitivi. Happy Hour lo trovi a Ostia Parmense con telefono 329-9425-693. Bar Tambini di Simona. Moda Impronte con i suoi negozi a Borgo Valditaro, Piazza Manara, Collecchio e Fornovo vi presenta la sua idea fashion per le vostre serate più glamour. Grazie ad una vasta gamma di proposte riesce a soddisfare le diverse esigenze con un total look sempre innovativo ed in continua evoluzione sia per i momenti casual che per gli appuntamenti mondani. Con i numerosi marchi distribuiti su diverse fasce di prezzo può miscelare prodotti più impegnativi e pregiati con altri più veloci ed economici, ottenendo comunque un ottimo risultato. Modi Impronte, per lui e per lei, vi aspetta con grandi firme a Borgo Valditaro in Piazza Manara. Centro Legno di Squeri Carlo Alberto, via De Gasperi 5 a Borgotaro, 0525 920068, il telefono, pellets di primissima qualità, bio pellets produzione austriaca, certificato 1, prezzo super promozionale per tutto il mese di dicembre ad euro 4,28 al sacco di chilogrammi 15, il vero e unico professionista del legno, Squeri Carlo Alberto, Centro Legno. Ricordo iniziate con grande successo alcune gare di briscola, vedi ad esempio al venerdì al Bar Tambini a Ostia e la domenica pomeriggio al Bar Italo invece a Bedogna. E torniamo a, ormai siamo quasi a ras finale, diciamo nell'ultima mezz'ora anche meno di trasmissione. Ricordo che se volete spedire un messaggio potete farlo e fare una domanda ai nostri interlocutori, anche quello lo potete fare. Nel frattempo vi dico che è arrivato un messaggio invece che riguarda la squadra di calcio, squadra femminile di basket under 20, l'Aminan contro il San Lazzaro, è stata rinviata perché il San Lazzaro non è arrivato per incidenti in autostrada bloccata. Questa è comunque la notizia appena mandata da Nicola Del Nevo. Allora, visto questo ras finale, dobbiamo fare due giri, veloce. Del rapporto, ogni squadra, se ha il supporto del pubblico locale, ma supporto veramente, è una gran bella cosa. Direi. Ma io direi che non è solo una questione di sopportare i giocatori e la squadra, è un riconoscimento verso, perché si parla, si dice, però portare avanti una squadra che è di sacrifici veramente, che sia prima categoria, secondo, terza, perché se vuoi fare le cose seriamente, andare in campo, essere competitivo, di gran sacrifici, non solo da parte dei giocatori ma di tutto quello che è l'organizzazione della squadra. E allora andare in campo e tifare per la propria squadra è anche un riconoscimento a questo, perché è tutto volontariato, tutto volontariato, e allora è un riconoscimento veramente
che la gente dovrebbe riconoscere e dare, ecco, almeno va in campo e tifa plato squadra. Certamente d'inverno poi subentra sempre quel pensiero che faccio io, d'inverno le me andassi a, le me andassi a giocare a pallacanestro, le me andarti a Torreggio, che bisogna giocare a calcio. Guarda, chi guba l'inverno, sì, qualche anno ma Bolzano ce l'hanno come qua, non è che, allora che il calcio si deve fermare. Io sono d'accordo con Fabio, doperiamo due anni per fare un campionato. Ho capito, questo vabbè, può anche adesso essere. C'è la sospensione, due mesi e mezzo di sospensione. Ma che tutto l'anno ma in tutto in Inghilterra è la stessa cosa. Ho capito, se tu studi troppo, vuol dire la mia colpa. Io ti faccio io so sempre, ma anche negli anni in Scozia, in Galles, è tutto uguale. Ora, gennaio e febbraio. Gennaio e febbraio, il professionismo è una cosa, il dilettantismo è un'altra cosa. Gennaio e febbraio non puoi giocare. Cominci marzo, aprile, maggio, giugno. Tu giochi ai primi di luglio, agosto tu vai in vacanza e ricominci settembre, ottobre, novembre, giochi quando i campi sono perfetti, no? Che la gente, poi adesso i campionati finiscono che la gente ce n'ha pieno le scatole di giocare, invece è il momento più bello per giocare il ballon, perché questa qua è la verità, campi più belli, meno spese, meno infortuni, perché gli infortuni vengono anche per i campi, per i campi di calcio, perché tutti i droghi tacchetti lunghi così, no? Si impianta la scarpa, ti spacchi, perché se la scarpa scivola ti salvi, ma se la pianta, se scarpe ti giri, parta sdoccio. Questa qua è la realtà delle cose, la disumia mille è la verità. Allora, sarebbero un miglioramento sicuramente positivo per meno spese, meno infortuni, e la gente, secondo me, l'andrei nei campi molto più volentieri, ecco, mi la penso così, l'ho sempre pensato così. Poi culo a dispugliatoi, tadiso. Me la dici nella spinale, dai. Allora Carlo, vuoi fare una domanda a Fabio? No, anche... dai, dei campi. No, se voglio... c'è un'altra domanda poi parlerò. No, se no, voglio no, no, vai, vai. Bisogna. No, no, voglio vai, fare... vai. Per ultimo. Sì. Dopo fai la domanda a lui per ultimo. Niente, volevo solo dire che in questi tre mesi che io e Paolo Rondi siamo andati a Bedogna, ci siamo trovati bene, speriamo di continuare ancora meglio, e ho visto anche che comunque il settore giovanile non è solo la mia squadra, ma ci alleniamo insieme ai 2004, che è un bel gruppo, e li ho visti anche giocare ed è un bel gruppo anche come qualità. E poi ci sono, mi sembra, perché però non li ho visti, i ragazzini di età ancora più bassa, quindi è una società che insomma ci mette molto impegno e sta realizzando un buon lavoro, secondo me. La Bedognese è rinata e a livello di settore giovanile mi dà l'idea di, insomma, che vogliono anche progredire. L'unico handicap che però è legato comunque alle stagioni è che da oggi in poi, secondo me, col campo bagnato lì a Bedogna ci alleneremo un po' così, un po' non bene. Speriamo che, non l'ho ancora chiesto, ci sia una palestra da poter magari fare qualcosa di tecnico. Ma però, ripeto, sono stati tre mesi buoni. Adesso Paolo sicuramente mi ha portato lì, ma adesso in questo momento sono contento che l'abbia fatto e insomma mi trovo bene. Bene, perciò i risultati cominciano a venire, poi un centinaio di ragazzi in totale. Sì, quindi sono tanti. Più che altro è che insomma ho ritrovato ancora un po' la voglia di entrare in campo, di prendere freddo e via, insomma. Questo è importante. È importante. Allora, poi dopo vuoi farla subito la domanda? Allora, Bonfiglio, prima di fare una domanda a Fabio, volevo riprendere una nota precedente, quella del volontariato, inteso come dirigenti. Ha ragione, perfettamente ha ragione lui. È più impegnativo fare il dirigente che fare il calciatore. È un grande sacrificio. Io parlo da presidente del Solignano, non c'è una giornata che non facciamo, che non dedichiamo qualche ora della nostra vita alla S di Solignano.
non c'è una giornata, a volte dedichiamo anche 6 ore, 8 ore al giorno. Eh sì, è molto molto impegnativo, molto molto impegnativo. Questo è quello che voglio trasportare a Mauro, che è il nostro leader, il nostro capitano della nostra squadra. Capitano simbolico, è leader, che noi facciamo tanti sacrifici, Mauro. È questo che dovete capire e lottare. Ma tantissimi sacrifici facciamo. Niente, volevo fare una domanda a Fabio. Fabio, io ti seguivo quando eri calciatore del Parma Calcio. Sei stato un grandissimo calciatore, per quanto possa capire io di calcio, perché sei stato uno dei primi calciatori innovativi in un ruolo molto particolare allora, che era innovativo, il centravanti arretrato. Quando tu toglievi il centravanti allo stopper, allora, mamma mia, lo stopper andava in panico, la difesa di... cosa faceva lo stopper? Si trovava perso. Lui era molto bravo su questo. Io l'ho visto tante volte al Tardini. Veramente, prima di tutto l'ho seguito perché era uno dei nostri. Uno dei nostri. Uno, certo, del nostro territorio. E posso dire, l'ho amato. Ero innamorato come giocava a calcio. Ma molti di questo. Un calciatore che correva per quattro, lottava dall'inizio alla fine, una serietà, una tenacia. È stato veramente un grande calciatore, Fabio. Complimenti. Una bellissima carriera. Questo e ti faccio i miei complimenti. Una domanda, è una rufianata. No, 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 una constatazione. No, 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 perché è ho potuto seguirlo. Diciamo che in quei tempi loro non hanno potuto si è usato questo ruolo come novità, insomma, anche se poi ai tempi c'erano, non paragonati a me, Valevale, c'erano i Di Stefano, c'erano quei giocatori lì, insomma, che come ruolo, non sono d'accordo sul grandissimo, ma però sono d'accordo sul fatto che in effetti, come vi ho detto prima, cosa ci voleva per diventare giocatore di calcio, io avevo voglia di giocare a calcio e a Parma è stato anche uno degli anni migliori, insomma, dove fisicamente mi sentivo bene, dove le cose mi riuscivano e poi insomma qualche qualità secondo me ce l'avevo e facevo bene, insomma, però non era certamente inventato da me quel ruolo, erano gli allenatori che hanno messo in quella novità del portare fuori, come diceva lui, lo stop. Difatti spesso e volentieri molte partite, tante volte anche quando giocavo io speravo sempre che mi mettessero un difensore, perché lo portavo fuori e i difensori quando li portavi fuori non capivano, nel largo si perdevano e quindi ero molto mobile, quindi riuscivo chiaramente a metterli in difficoltà. E quando invece mi marcava il mediano, lì soffrivo un po', perché il mediano soffrivo quelli che poi quando ricevevano palla partivano loro, perché dovevo andarlo, perché una volta, come dice Brugnoli, erano duelli uno contro uno, non c'era come adesso la zona e vale, erano io e te. Gli allenatori, quando c'era un gol, dove eri? Cioè era facile anche per l'allenatore, perché se faceva gol il 9 era colpa di quello che lo marcava, era facile saperlo. Era un gioco un po'. Era così, adesso è un po' diverso, bisogna essere un po' più intelligenti tatticamente. Questo è tutto da vedere, comunque, nel senso che l'intelligenza secondo me c'è sempre stata. No, intelligenti nel senso che oggi non è che io ho il 10 e mi preoccupo del 10, qualsiasi cosa succeda. Devi guardare largo raggio. Guardare tutta la situazione, certo. Insomma, devi le zone del campo, devi capire quando devi partire, fermarti, inserirti. Cioè adesso il giocatore deve essere mentalmente più completo. Mauro, ti chiedo, prendo spunto dall'amico Paolino, perché lui getta sempre il sasso, forse al punto giusto nello stagno. Ecco, sarebbe meglio, e anche a Galimberti chiederò la stessa cosa, che i campionati si svolgessero come dice mister Paolino, oppure è meglio tenere questo classico ormai andazzo da anni? Per me è sempre stato così, quindi non... A parte che le morose sarebbero molto meno contente, visto lo spazio
lo spazio che copre purtroppo le domeniche ormai è calcio, e quindi portiamo via tanto tempo ai nostri familiari, alle nostre famiglie, però la passione è così, quindi la domenica vuol dire calcio, il freddo vuol dire calcio, è sempre stato così, non si discute, quindi per me è così. Sì, sentiamo anche Gallimberti, poi replichi. Per me, anche per me è sempre stato così, e penso che sarebbe forse una mentalità da stravolgere, ecco. Per me i campionati sono sempre iniziati con la preparazione in agosto e poi via con la pausa invernale. È vero che i campi sarebbero più belli, però il calcio è più inverno, è sempre stato più inverno che estate, ecco. D'estate si è sempre parlato di tornei e cose del genere, ma il vero calcio, il campionato per me è il campionato invernale. Poi, senza nulla togliere a Paolino, per l'amor del cielo, però io la vedo così. Cosa replichi? No, ho capito che è sempre stato così, però le cose belle vengono con la rivoluzione. No, se vuoi rispondere, perché no, rivoluzione calcistica. Sì, no, certo. No, ma è qualcosa che è sempre stato. Vabbè, nella prossima trasmissione parleremo di quello. Rivoluzione calcistica. Vuole la rivoluzione per cambiare le cose. Del sì. Calcio è uguale, no? Bisogna. Ho capito che è sempre stato così, però immagina giocare a calcio nel 90% scendi in campo e che bel tempo. Questo qua è già tutta un'altra cosa. Poi ho capito che invece di giocare giochi due, ora per fare un campionato ti trovi due anni. Per fare quattro partite 30, allora vuol dire 30 partite già più fai tu un anno, eh. Ma poi il rapporto che hai nel giocare, è un conto giocare quando il terreno è di una certa consistenza, di un certo livello, è un conto giocare quando è freddo, voglio dire, è tutto un altro giocare, anche perché la tecnica a Vegnafiora per giocare, ma se guardi i campi, voglio dire, come poi adesso gli ultimi anni ci sono dei campi, diciamo, buoni, perché però insomma, diritto di replica, Davide, che, mi la penso così, ma l'ho sempre pensato così. Potrebbe essere una rivoluzione, come c'è stato dal marcare uomo poi alla zona, quello potrebbe essere un'altra novità, però non Beh, lo so, tu come allenatore come la vedresti la cosa? Di tu personale. No, a me piace così. Piace così. Sì. Presidente? Ma così come adesso c'è le soste, ci sono le soste. Sarebbe una bella rivoluzione. Una bella rivoluzione, sì. Perché queste scelte sono dovute anche a un livello professionistico, legate ai mondiali, legate agli europei. Non è che non sono legate solo. I mondiali non c'è più problema, giustamente, abbiamo risolto questo e presto anche per gli europei sicuramente. No, a parte gli scherzi, la federazione gioco calcio da sempre impone degli orari e delle regole che vanno dalla terza categoria alla Serie A. Infatti, noi giochiamo allo stesso orario delle partite delle squadre una volta, adesso tutto, adesso alle 3 ha messo una rivoluzione ogni due ore. A livello televisivo ha cambiato. Sì, una volta la partita di terza categoria iniziava alle 14.30, come la partita di Serie A iniziava alle 14.30, sì. E basta. E quindi le regole erano quelle. Rivoluzionare questa cosa sarebbe bello da un certo lato, perché bisognerebbe iniziare la preparazione a febbraio, il campionato farlo iniziare a marzo e concluderlo poi a settembre, però
Questa sarebbe una grande, grande rivoluzione. Penso che la televisione non te lo permetterà mai. Fabio, tu come approvi, disapprovi? Non lo so, come calciatore le soste mi danno fastidio. Vedi, ti fermavi, se uno ama giocare così. Anche inconsciamente, mentalmente, perdevi qualcosa. Puoi ricominciare. No, no. È logico da allenatore, soprattutto adesso, poter non andare a prendere sotto zero nel freddo alla mia età, però se parlo da giocatore preferirei sempre continuare. Cioè, a me smettere mi dava fastidio, perché anch'io ho fatto i dilettanti e star fermo un mese non mi piaceva. E dalle parti di Novara ci fermavamo un mese. Un mese basta. Andiamo alla pallacanestro, vediamo un po' le altre classifiche. Allora, attendere prego, va benissimo, arriva subito il treno, eccolo qua. Allora, questo è il campionato Under 20 che dovrà giocare stasera, invece non gioca, ma rimane sempre prima in classifica, no? Giusto? Gabriele, diamo un microfono a Gabriele. Sì, direi che a livello, se non altro, a livello femminile le ragazze sono forse più preparate. Adesso si sta un po' ripensando un po' il settore maschile, proprio a partire dai ragazzi un po' più piccoli. E sì, quindi, è quello che ho dato prima, però la classifica è quella. E quindi, nel senso, adesso speriamo che anche nel basket maschile arrivino i risultati. È sempre un po', nel senso, a volte anche la pallacanestro, andare contro il calcio, la pallacanestro è un po' difficile, nel senso che i numeri sono diversi, ci sono certi ragazzi che a volte non riescono neanche a disputare il campionato perché sono in pochi. È difficile avere sempre le annate, ma questo anche noi. Io sono dell'83, noi abbiamo sempre avuto il nostro gruppo e per tanti anni abbiamo continuato a giocare, però non è sempre stato così, ecco, nella pallacanestro. Noi soprattutto eravamo amici a scuola, amici nel campo, vita, è la cosa, forse quella poi è la cosa più bella dello sport, quando si sta sempre fra amici e si va in campo ancora fra amici con la voglia di vincere. Arrivano anche i risultati migliori poi quando è così, effettivamente. Passiamo oltre, vediamo cosa succede. Eccoci qua, questa è l'Intermodal che è in testa anche lei con 12 punti, l'ultima partita 69-42 con il Valdarda, per cui è femminile e le ragazze, insomma, hanno un successo superiore al vostro, c'è niente da fare. Proveremo pian pianino, io vabbè, magari quello che riuscirò ancora, spero che i ragazzi dopo di me, ecco, ci mettano della voglia per raggiungerle. Andiamo avanti, vediamo il centro edile. Il centro è anche qui, secondo in classifica, l'ultima partita giocata il 3, il centro edile ha fatto un sol boccone, la Tigers Bologna Parma 74-32, per cui complimenti al centro legno. Velocemente, dopo l'Under 16, Bottega del Chisolino, in questo caso ancora Under 16, però il CSI femminile, qui sono a 4 punti se non sbaglio, e l'ultima partita è ferma al 15-11, però, per cui è un po' lontana nel tempo, però centro è del comando. Andiamo avanti ancora e vediamo che cosa succede. Centro edile CSI maschile, e qui centro edile è in testa della classifica dopo due partite, sì, 62 l'ultima a 58. Complimenti al centro edile, avanti di corsa, così facciamo di un sol boccone tutte queste classifiche. Alberti e Santi SRL, qui non sono primi, però sono messi bene comunque a 6 punti. Ultima partita è stata vinta contro il Fidenza Basket. Avanti veloce, caro Gian, vediamo AZ Design che è prima in classifica ed è l'ultima partita, è stata giocata con il Noceto e vinta 51, molto combattuta, 51-49, l'Under 12 femminile. Andiamo con l'ultima, se non sbaglio, Under 12 femminile, maschile, centro ottico, 2 punti, e l'ultima partita è stata
è stata giocata e persa con la Z Design SRL. Penso di aver esaurito tutti i risultati, tutte le varie classifiche. Cediamo la palla per un po' di pubblicità importantissima da seguire, visto che incalzano le feste, poi ultimo giro. Speedy Car, autocarrozzeria, via Primo Brindani 3, vicino a Borgo Sport a Borgotano. Il posto giusto se devi rimettere in ordine la carrozzeria della tua auto, da qualsiasi problema, ruggine, incidente e altro. Pulizia auto, problemi di carrozzeria in genere, auto, furgoni, camion. Soccorso stradale con car attrezzi 24 su 24. Rivolgetevi a Speedy Car Autocarrozzeria di Cresci Vano e C a Borgo Val di Taro, via Primo Brindani 3, vicino a Borgo Sport. Il tuo mezzo di trasporto ritorna nuovo. Caseificio Borgotaro, il vero sapore di montagna. Una cosa non deve mai mancare sulle nostre tavole, il parmigiano reggiano. E allora dove lo trovi? Caseificio Sociale Borgotaro, località Ponte Scodellino di Albareto, telefono 0525 96284. Macelleria Equina di Brugnoli Paolo, a Borgo Val di Taro, in Piazza della Legna. La meta obbligatoria per chi vuole portare in tavola carne genuina, carne sopraffina. La meta allora è Macelleria Equina di Brugnoli Paolo, Piazza della Legna, a Borgo Val di Taro. Ditta Camisa Macchine Agricole, azienda leader nel mondo. Macchine agricole per vigneti e frutteti di alta montagna. Macchine per giardinaggio di altissima qualità. La ditta Camisa Macchine Agricole la trovi a Isola di Compiano con telefono 0525 82 51 17 oppure 0525 82 51 45. Simpatiche canaglie di Melai Simona, via Mazzini 3 a Borgo Taro. Dal 2013 propone abbigliamento per bimbi e ragazzi, dai neonati sino ai 16 anni. Brand migliori al mondo come Diesel, Pinco, Save the Duck, Gigil, Fred Melo, Please, Relish, Frankie Gas, Silvia Nietzsche, White Dogo, linea totalmente italiana, felperia italiana, FAC. Simpatiche canaglie lo trovi anche su Facebook e Instagram. Abbigliamento sportivo, casual e da cerimonie. Simpatiche canaglie lo trovi in via Mazzini 3 a Borgo Taro. Da Elettrodomestici Fortunati Bruno, via Largo Roma 3 a Borgo Taro, troverete una vastissima scelta di elettrodomestici con montaggio e assistenza qualificata. Arriva la brutta stagione, per asciugare la tua biancheria da Fortunati, sulle asciugatrici c'è il sottocosto. Zoppas 8 kg, euro 3,99. Bosch 7 kg, euro 4,49. Grande risparmio energetico a più. Elettrodomestici Fortunati Bruno, via Largo Roma 3 a Borgo Taro, con telefono 0525 90384. Da Fortunati Bruno i vantaggi ed il risparmio sono di casa. Ferramenta Baudassi, la romana, una tradizione che dura nel tempo, a Borgo Taro, via Caduti del Lavoro 22, con telefono 0525 97644. Grandi offerte del mese alla ferramenta La Romana Baudassi, turbina neve 6,5 cavalli a partire da 460 euro, motosega Husqvarna modello 236 a partire da euro 199, motocariola PowerTech portata 300-400 kg a partire da 1500 euro, macchina pasta presto elettrica Imperia euro 199, grattugia elettrica acciaio inox Basic Made Italia ad euro 189. La ferramenta Baudassi pensa anche al tuo natale. Immobiliare Valtaro, come investire bene i vostri risparmi. La casa è il bene più importante per gli italiani. Immobiliare Valtaro la trovi in via Cesare Battisti 4 a Borgo Val di Taro. Telefono 0525 97447. La grande esperienza e professionalità dell'ottica spagnola a Bedonia, Pontremoli, Villafranca, vi offre una vastissima gamma di montature made in Italy.
firme del momento, il tutto con le migliori garanzie, soddisfatti o rimborsati. Con le lenti Zeiss Made in Germany vedrai cose che non hai mai visto. Opportunità Ray-Ban, occhiali da vista a partire da 199 euro. Proteggi la tua vista e migliorala. Ottica Spagnoli a Bedonia, la trovi via Garibaldi 62 con telefono 0525 82 4007. Moda In, eleganza nel vestire, grandi marche, a portata di mano. La donna elegante veste Moda In. Moda In la trovi in Viale Bottego a Borgo Taro. ZM Infissi, installazione di porte, finestre e persiane con il massimo della professionalità. ZM Infissi di Zucconi Massimo con Fistral, i numeri uno del settore. ZM Infissi vi ricorda gli incentivi fiscali che arrivano al 65%. ZM Infissi lo trovi a Borgo Taro in piazza 11 febbraio, produzioni in via Pieve a Borgo Valditaro, showroom a Bardi in via Roma 15, telefono 0525 96 627, cellulare 338 96 76 980. Anche i bar hanno una storia. Il bar Italo a Bedonia, in piazza Senator Lagasi, ne ha una davvero importante. È il bar più longevo di Bedonia dal 1937. Ogni giorno, con classe e raffinatezza, riceve i suoi clienti per una gioiosa colazione, per un aperitivo in compagnia oppure per una divertente serata con amici. Bar Italo è molto di più. Scoprirlo sta a voi. Eugenia e il suo staff ti aspettano in piazza Senator Lagasi a Bedonia. Telefono 333 8859 485. E siamo al gran finale, allora facciamo chiudere, partiamo, ognuno chiude a modo suo, con quello che vuol dire, ringraziamenti, auguri, tu, quello che ci vuole. Lele, comincia tu. Intanto ti ringrazio per... È un piacere per noi. E niente, vorrei intanto, speriamo, cioè, spero via nella squadra, nei risultati della squadra. Adesso abbiamo, ricordo a tutti, abbiamo altri due appuntamenti. Uno mercoledì a Parma con la Planet, partita sarà sicuramente difficile. E poi giochiamo prima della pausa natalizia, giochiamo il giovedì della settimana dopo. Adesso non ricordo se... Il 14 dovrebbe essere. Poi dopo anche noi pausetta natalizia, però nel senso faremo comunque, ci alleneremo e riprendiamo il 13, il 13 o il 14. Anche voi un mesetto di pausa. Sì. Speriamo noi cioè, di sfruttare al meglio, ok, le feste ci stanno, però nel basket non è che ci sia poi così tanto da... Anche perché il palazzetto c'è proprio caldo. Beh sì, comunque bene o male c'è sempre modo di andarsi a allenare. Non come una volta, vabbè, dovevano magari anche spalare, facevano doppio allenamento, spalavano il campo e poi dopo giocavano a basket. Ma adesso noi da quel lato lì siamo più fortunati. Quindi speriamo di chiudere bene l'anno e di arrivare col nuovo anno un po', con un po' più di consapevolezza e di portare a casa qualche risultato utile in più per fare un bel anno, ecco. Poi coi giovani speriamo sempre che piano piano i giovani diano una nuova linfa a questa squadra. Sì, ecco, quello bene. Sicuramente, perché se aspettano la mia mano che è discretamente quadrata, allora se ne vuole un po'. Grazie. Davide, tocca a te. Chiudiamolo tuo. Non parliamo di Milan perché dopo abbiamo fatto il panettone, noi l'abbiamo fatto, ma abbiamo, poi tra l'altro tutti ridono i nostri avversari, però noi saremo in tutti gli annali del mondo. Il portiere ha segnato un gran gol, l'avversario. Un tifoso è tifoso anche quando la squadra perde. Quindi io sono milanista e rimango milanista. Certo che sono anni un po' anni duri, sono anni duri, però insomma ce ne sono già stati altri, speriamo in meglio, ci vuole anche poco a migliorare da quello che siamo adesso, però insomma il tifo, il cuore rimane.
rimane per il Milan. Per altra il resto, cosa per il resto invece. No, per il resto invece ti ringrazio dell'invito e visto che siamo sotto le feste faccio gli auguri a tutti, sportivi e non sportivi, e ci vedremo nell'anno nuovo. Grazie, gli auguri naturalmente alle Terre Alte, a tutte le altre società che prendono parte ai nostri campionati. Grazie Davide perché ancora una volta sei stato preciso e puntuale e sei qui questa sera. Grazie a te. Grazie. Mauro. Io volevo... Promette al presidente un tentativo di gol domenica, dai. Domenica sarà un po' difficile, sarò squalificato, quindi... Ah, ecco. La vedrò da fuori. No, pensa che risata dall'altra parte ha fatto cantare. Sì. Ah, sei squalificato? Insomma, dovrei essere... Presidente, non lo sapeva. Comunque, volevo fare un in bocca al lupo a due ragazzi che purtroppo si sono fatti male ultimamente al ginocchio, uno al ginocchio, uno è stato operato alla testa del femore, a Ivan Martini e a Thomas Martini che è in sviluppo, deve ancora vedere cosa si è fatto e di ritornare il più presto possibile, inoltre ai vari rally, ai vari del Nevo, ai vari Ferdenzi, ai vari che ce ne abbiamo troppi. E di tornare in un 2018 un po' più sani, diciamo. Per il resto, in bocca al lupo a tutti gli sportivi e grazie dell'invito. Grazie a te, presidente. Grazie, buon figlio, per l'invito. Faccio gli auguri a tutti quanti voi. Volevo fare gli auguri a tutti i dirigenti della mia società perché con il loro impegno fanno sì che portiamo avanti questa società e speriamo che l'anno nuovo ci porti delle soddisfazioni un po' migliori di quest'anno, anche se a noi va molto bene perché è un paese piccolo, una realtà molto piccola, non abbiamo senza centro sportivo, abbiamo dei disagi un po' troppo grossi per un paese così piccolo, ecco. E quindi mi auguro. E un augurio finale a Giovanni Colombi, nuovo mister, perché sta facendo un ottimo lavoro, ha recuperato mentalmente quei ragazzi qui, li ha recuperati proprio psicologicamente più che fisicamente e sta facendo un ottimo lavoro. Anche lui è un ex calciatore come Fabio, quindi una persona molto, molto saggia e sa cosa significa il calcio. Auguri ancora a tutti quanti. Grazie Carlo. Fabio. Per gli auguri mi ci metto ti associo. Un po' a tutti, mi associo a tutti. Da dire non è che c'è molto, posso dire, visto che sabato non ci siamo visti, che è stata annullata la partita, domani c'è allenamento, mi raccomando, 5:30 in campo. E pronti, precisi come sono sempre stati finora, penso che sia giusto così, anche il rispetto è quello, arrivare all'allenamento tutti puntuali. Tra l'altro domani diciamo ai tuoi ragazzi che salgono le temperature, per cui allora, va bene, quello è meglio per me perché loro corrono e quindi auguri a tutti. Chiusura anche da parte tua, Paolo. C'è da dire che, visto che c'è il pallacanestro, parlando della montagna, dell'ambito sportivo ma anche musicale, Uma ha sempre fatto delle cose straordinarie. Poi negli anni indietro, secondo me, ancora di più, perché nella Valceno c'erano 6 squadre iscritte ai campionati fisici, 6 squadre, e nella Valtaro ce n'erano veramente molto di più. Adesso ce ne sono molto meno, perché Valceno anche due squadre, Varanese e Bardi, dunque, e di qua è lo stesso, ce n'è, però veramente siamo al lumicino. E allora vuol dire che la gente c'ha passione, c'ha voglia di sacrificarsi e via discorrendo. Però i due miracoli li abbiamo fatti a Borgotaro. Negli anni indietro quello che ha fatto la Borgotarese in Serie C, te pensa Borgotaro in Serie C, A, B, perché allora era A, B e C, dunque per dire, e il basket a Borgotaro, Serie A. Borgotaro, la Valtarese, ha vinto i spareggi con Trieste e con Bolzano per andare in Serie A, e tu
tutti di Borgotaro, l'allenatore compreso, Quarantelli, che doveva esserci Bersadi allenatore, Bersadi le staccava perché pensava di perdere. E si è guadagnata in Serie A di pallacanestro. Dunque, cosa veramente pensarle oggi è una cosa, tutta gente del posto, una cosa veramente straordinaria. Ecco. E allora la gente, insomma, sempre la stessa ragione. Mi ormai con i miei anni un po' freddo lo ciappacca troppo, la domenica vuoi starmi purtroppo esposto. Dovrebbe, come dire, dare una mano veramente a tutte queste società che portano avanti lo sport, ecco. Bene, ok, allora prima di salutare... Qui c'è quella ragazza Valmuzzola che si sta preparando... Gabelli, Mirko. Mirko, si sta preparando in Spagna una cosa a livello europeo. Aspettiamo qua. Da quel che una grande persona... Un grande atleta, sì, grande Gabelli atleta, Mirko. Perché sono sport veramente estremi. La volontà, come diceva Fabio, lì veramente vuoi la volontà, perché oltre al fisico vuoi veramente la volontà. E allora anche a livello singolo, vedi, salta fiora del coso. Certo, veramente. Importante. Intanto facciamo i complimenti per quanto riguarda la scuola Milan, che ha sede per 3 anni a Varano, stanno andando avanti con grandi successi, i tecnici si confrontano con i tecnici del Milan naturalmente quasi tutte le settimane. E ricordo importante, facciamo anche un in bocca al lupo, visto che tutti quanti ci piace lo sport, di un recupero veloce per Del Lancio per quanto riguarda il Borgotaro, che l'ha perso un po' per diverse giornate. Complimenti alla Valtarese, perché 9 punti in 3 partite, davvero notevole quello che ha fatto, e in bocca al lupo alle nostre squadre, per esempio Bardi, Solignano domenica, alla Valtarese che giocherà naturalmente qui in casa, gioca fuori casa, Borgotaro in casa e fuori casa alla Valtarese. Insomma, in bocca al lupo al Valgotra, anche se ultimamente sta arrancando, invece complimenti al Solignano, così ne abbiamo parlato per par condicio di tutti quanti. Dalla prossima settimana, se volete mandare qualche messaggio per i nostri ospiti, lo potete fare, il telefono è 389 59 70 243. Poi dal 2018 avremo forse anche una ragazza che ci terrà compagnia, che ogni mese è diversa, per dare un modo anche agli interlocutori di avere qualcosa che è più bello del sottoscritto sicuramente. Ricordo la replica domani alle 17.30 su YouTube sempre, dopo di noi Atlas e questo nuovo programma Protagonisti dello Sport con Gloria Marchini, che inizia esattamente intorno alle 21.15 di giovedì 14. Ringrazio i miei ospiti formidabili, io vorrei chiudere con la panoramica su di loro, perché così facciamo gli auguri a loro. Cosa succedeva? Eccolo qua. Succedeva ti spugliato in barcatura uovo, lui mi abbia detto. No, ma se vuoi dirlo, perché ormai tanti bambini sono a letto. I bambini sono a letto. Ma vediamo se confermano loro. Cosa uomo a uomo? Cosa succede? La prossima volta. Va, la prossima volta, va. Boh.